Il fatto che io attualmente sia senza cuffie e abbia deciso di non comprarne un paio nuovo per sostituire quelle che avevo preso 2 mesi fa e che si sono rotte dopo la ciompata di camera al cavo, non vuol dire che io non abbia intenzione di ricomprarle, non vuol dire che non mi piacessero, anzi, le ho usate per 3 anni alla fine. Certo, 2 paia diverse perché dopo 2 anni uno dei due si era rotto. Però ecco, cioè, mi trovo benissimo con quelle cuffie lì. È che proprio non voglio spendere soldi. È una cosa mia. Dovete capirmi, raga. Divento padre tra 10 giorni. Sto per prendere casa. Una cosa per volta. anche l'idea di spendere 2 euro per un caffè inizia a darmi fastidio in questo periodo, ma vabbè. Poco importa, poco importa. Signori, salve, buonasera. Spero che stiate tutti quanti bene. Spero che avete passato un buon giovedì. Io eviterei di fare troppe chiacchiere questa sera perché ho startato la live accidentalmente con 10 minuti di ritardo. E dico accidentalmente perché mi sono perso a chiacchierare con Claudia. Quindi... Semplicemente, salve. Bentornati ad un nuovo episodio della carriera con il Pipoburg. E voi direte, TR, che carriera è questa col Pipoburg? Per caso è una carriera nuova? Nope, è una carriera che ho iniziato svariati mesi fa. Ma che arrivati al... cos'era? Il 4, il 5 di gennaio, insomma, 3 settimane fa, è stata messa in pausa per dare precedenza ad altri contenuti. Vedi Layton, vedi la Tirlock, insomma, è una serie che avrei voluto finire prima delle vacanze di Natale, ma che non sono riuscito a finire. E quindi, in questo momento, mi ritrovo con uno squadrone che però non può fare nulla, perché nell'ultima live, ossia la seconda metà della 5ª stagione che abbiamo giocato per l'appunto qui in diretta, i primi di gennaio, siamo arrivati tipo quinti in campionato, quinti in Bundesliga e quindi fuori dalla zona Champions, e in Champions siamo usciti in semifinale. Perciò nella live di oggi andremo a fare 2 stagioni. Sarà una live in cui giocherò poco e faremo tanto mercato, perché l'idea qual è? Ora, anzi, fatemi aprire così ne parliamo un po' meglio faccia a faccia con la squadra, che ne dite? Forse un attimino più sensato. Allora, eccoci qua. Benissimo. Attualmente, fatemi accendere il controller che ovviamente è spento nel momento peggiore possibile. Attualmente la nostra squadra è la seguente. Abbiamo Noah Atubolu in porta. Difesa a 4 con Bjorn Meyer, Dardai, Gatti e Carboni. Carboni quello del Monza che è in prestito dall'Inter, non quello che è finito alla Ternana. Poi a centrocampo Braganza e Prati. Attacco a 4 con Sule e Luvumbo sulle fasce, con Colombo e Isak centrali. In tutto questo abbiamo anche un signor Openda che fa da riserva, poveraccio, mi spiace per lui che sia costretto a fare la riserva quando si meriterebbe qualcosa di più, ma allora, intanto grazie a Franci per i 2,50 € di donation, che non so per quale motivo non appare come alert. Anche ieri durante la live ho visto che non partivano gli alert, o meglio riguardando gli ispezioni di live, quindi boh. Non so quale sia la ragione. Vedo se li ho disattivati. No, sono attivi. Non lo so. Magari è Stream Elements che è in difficoltà, come spesso accade. Comunque, stavo dicendo. Attualmente il Pipoburg si trova a giugno 2000 e... sinceramente non ricordo l'anno. Fatemi vedere. Giugno... E che palle. Il flow. Ok. Siamo al 28 maggio 2028, abbiamo appena concluso la stagione numero 5 con la squadra del mister del Liechtenstein, Hans Hautflöte. Questo Pipoburg, sappiatelo, è maledetto. In 5 stagioni che ho fatto con questa squadra, 3 volte ho raggiunto la finale di Deutsche Pokal e tutte e 3 sono state perse. Ho perso la Bundesliga per tipo 5 o 6 punti 2 stagioni fa, e la stagione che abbiamo appena concluso ci ha visti non solo perdere la finale, ma addirittura arrivare sesti in campionato a meno 4 dalla Champions. Cosa vuol dire questo? Che nella stagione 6, avendo raggiunto soltanto le semifinali di Champions l'anno scorso, dovremo giocare l'Europa League.
Però mi sa tanto di stagione buttata, di stagione che verrà mandata al cesso. Perciò, per la live di oggi, che cosa ho in mente? Dato che con questa rosa qui non dovrei giocare l'Europa League, dovrei addirittura giocare la finale di Champions e vincerla, ma questo è un altro discorso. L'obiettivo per la live di oggi è quello di fare due stagioni. Una in cui semplicemente ci limiteremo a fare il mercato, non modificheremo la formazione, non modificheremo il modulo, andremo a fare quattro acquisti, uno per reparto, quindi cambieremo un portiere, il secondo e il terzo, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Simuliamo insieme l'intera stagione, nella speranza ovviamente di raggiungere la Champions League. Qualora questa cosa dovesse succedere, passeremo in automatico alla settima stagione senza non giocare neanche una singola partita e una volta raggiunta la settima stagione andremo a fare il cambio di tattica, perché vi ricordo che cambiamo il piano di gioco, lo stile di gioco ogni tre stagioni e la prossima sarà la sesta, quindi anche l'ultima da fare con gioco sulle ali. Perciò cambiando anche lo stile di gioco andremo a cambiare anche il modulo, riadatteremo poi per la stagione 7 i nostri giocatori al nuovo modulo e poi andremo a fare il mercato per la stagione che effettivamente andremo a seguire insieme. Ora, anche lì, quante cose andrò a giocare, quante partite andrò a fare? Molto poche. Il mio obiettivo è quello di arrivare oggi a finire due stagioni e concludere definitivamente la carriera. Voglio fare una stagione, la numero 6, in cui ci qualifichiamo in Champions League, una stagione, la numero 7, in cui andiamo a vincerla, suddetta Champions League. Di fatto sappiate che fino a febbraio del 2030, quindi la metà della seconda stagione che faremo oggi, io non voglio mettere piede in campo. Per il resto sappiate che questa carriera qui è una carriera interattiva e quindi tutte quante le decisioni, o quasi, sono in mano vostra. Io non decido una sega di niente. Voi deciderete lo stile di gioco, voi deciderete il modulo, voi deciderete gli acquisti. Le uniche cose che non decido io sono, o meglio, che non decide nessuno, sono le cessioni che vengono determinate da una ruota e altro che però viene determinato dal caos, dal fato. L'unica cosa su cui ho potere decisionale io è i giocatori che scendono in campo e in quali parti, diciamo, del campo mettere determinati giocatori. Purché si giochi con, in questo caso, il 4-2-4, io posso mettere Sulea a sinistra, Luvumbo a destra, Isaac più spostato, posso invertire i terzini, quello non cambia. L'importante è che ci siano due giocatori per ruolo e che giochino tutti quanti nel ruolo che gli è stato assegnato. Non posso, per dire, avere Luvumbo e Sulea a sinistra e poi farli giocare uno a destra e uno a sinistra. E poi farli giocare su entrambe le fasce, no? Però vabbè, questi qua sono altri discorsi, quindi direi di non perdere ulteriore tempo e skippare direttamente alla fine dell'annata numero 5 e andare a fare il mercato. Mercato che, come detto, sarà molto, molto, molto breve. Non è un po' offensiva come squadra? Tu dici, Fra? Tu dici? No, è decisamente offensiva. Ma infatti, con questo 4-2-4 non mi sono trovato bene, eh. Fino ad ora il modulo con cui mi sono trovato meglio è il 3-4-2-1 e facendo dei test io credo di aver trovato il modulo definitivo che utilizzerò per la prossima carriera, quindi quella che farò dopo questa col Pipoburg, perché anzi ve lo faccio anche vedere. Giusto, grazie che mi hai ricordato della musica, grazie David, lo tolgo subito. Ora, c'è una cosa che magari non tutti sanno, ma la dico. Io da bambino tifavo Juve, in famiglia tifavano tutti Juve e quindi anch'io ovviamente ho iniziato a tifare Juve. Perciò, quando mi sono avvicinato poi al mondo dei videogames del pallone, le prime cose che ho fatto... Fatemi mettere su un po' di musica intanto... Okay. Le prime cose che ho fatto sono state carriere con la Juventus. E sebbene poi nel corso degli anni io abbia smesso di seguire la squadra, abbia smesso di tifarla, perché ad oggi la Juventus me ne può fregare di meno,
come, così come non me ne può fregare di meno di nessun'altra squadra, nel senso che non la tifo, non la simpatizzo, è una squadra come le altre. Cioè, una squadra che simpatizzo al mondo del City, non le altre, mi sono tutte indifferenti. Però mi è comunque rimasta la cosa del fare la carriera con la Juve. E anche in questo momento ho iniziato una carrierina così, ma giusto per cazzeggiare nel tempo libero. Infatti si chiama cazzeggio il salvataggio. E vi faccio vedere il modulo folle che utilizzo lì. Ma che credetemi, mi piace un fotto. Mi piace proprio tanto, mi ci trovo stranamente bene. Ed è un buon modo per testare come funzionano determinate cose. Questo è il modulo. È un 3-3, anzi, secondo FC24 è un 3-1-2-1-3. Dove praticamente giochi con la difesa 3, 3 centrocampisti, di cui uno è segnato come CDC, in questo caso Locatelli, un COC, due giocatori sulle fasce, come ali, però non come centrocampisti, e poi una singola punta. Raga, la squadra così viaggia. Clamorosamente così viaggia. Come strategia ho messo il tiki-taka. Passa nessuno. Passa nessuno, raga. Dietro e davanti hai un sacco di opzioni per colpire. Ho fatto gol anche con Nonge, per capirci, cioè che è abbastanza ridicolo. Quindi sì, quello sarà il modulo che adotterò nella prossima carriera. Ripeto, pazzo in culo, eh. Però ci sta. Ora, per questa stagione io eviterei di cambiare le rose, le cambiamo direttamente con la prossima, ma andiamo a fare il mercato. Quindi, già vedo una cosa importante. Vi ricordo 3-5-1-1, anche questo offensivo, ma non siamo sulla realtà dove saranno gli esterni che coprono dietro. Esattamente. In realtà stavo quasi pensando di addirittura mettere i due difensori ai lati come Asa e Ada. Perché voglio provare sta follia. Tenendomi giusto il difensore centrale che mi faccia da ancora. Ripeto, è stupido, però va bene. Niente divise in questa stagione, raga. Niente divise, niente cambio modulo. Questa stagione serve semplicemente per tornare in Champions, quindi facciamo le cose in fretta. Ora, per fare le cose in fretta però ho bisogno di creare le varie ruote. Perché come detto, i giocatori da cedere non li decido io. Li decide una ruota. Ora, per quello che riguarda il portiere, ecco, una cosa che posso decidere, oltre a chi scende in campo, è anche quali giocatori proteggere. Io ho diritto a proteggere un giocatore per reparto. Quindi un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Però, in questo caso, contando il fatto che abbiamo perso un difensore centrale, poiché si è ritirato, abbiamo diritto a difendere tutti quanti i nostri difensori. Cioè i nostri terzini rimarranno tutti quanti lì, i nostri difensori centrali rimarranno tutti quanti lì. Ora, per quello che riguarda il portiere, ovviamente vado a proteggere Noah Tubolu e poi mettiamo sulla ruota Paulsen e Angelidis. Andiamo a cambiare il secondo portiere, di fatto. Quindi segniamolo, Paulsen e Angelidis. Poi, per i difensori invece non andiamo a cambiare nulla, semplicemente ne compreremo uno nuovo. A centrocampo io direi di proteggere il buon Prati, motivo per cui sulla ruota ci finiscono Braganza, Zimmermann e Aldo Florenzi, mentre per quello che riguarda l'attacco non posso che proteggere il capitano, Zito Luvumbo. Perciò sulla ruota finiscono tutti gli altri. Finisce Njinma. Finisce Sule. Finisce Bauer. Finisce Isaac. Openda. Colombo. Ed Herman. Ora, vediamo chi esce. O meglio, quali di questi giocatori... Ok. C'era bloccata la ruota. Vediamo quali di questi giocatori dovranno essere ceduti ora.
Allora, fatemi fare una cosina, così modifichiamo. Aha. Va bene, va. Non sarà la cosa più bella da vedere, ma frega cazzo. Ok, dai. Ci siamo. Benissimo. Allora, spin numero uno per vedere quale dei due portieri dovrà essere cacciato. Ed è il greco Angelidis. Mamma mia, se l'ho introdotta male sta live comunque. Più ci ripenso, più mi rendo conto che schifo. Centrocampista che invece deve essere ceduto. No. Capitan Zimmermann. Vabbè. Uno dei pochi che è rimasto con noi in questa squadra sin dall'inizio, ora ci abbandonerà. E infine l'attaccante. Sinceramente, se esce uno tra Isak e Openda non mi dispero. Ed esce Isak, quindi l'anno prossimo giocheremo con la coppia Colombo e Openda. Vi dirò, non male. Peccato perché Isak comunque è un signor giocatore, ma sarebbe stato peggio perdere Sule. Mettiamola così. Quindi non mi lamento più di tanto. Allora, come detto, Alexander Isak in vendita. Elias Zimmermann che si ritirerà a fine anno e quindi non posso neanche cacciare, come non detto. Infine, devo cacciare via anche Spyros Angelidis. Perciò, di cosa ho bisogno in questo momento? Ho bisogno di un portiere, un difensore centrale, un centrocampista centrale e un ATT. Non ho vincoli di overall massimo, ho vincoli di overall minimo. Minimo. Il che vuol dire che, tipo, Angelidis è un 73, perfetto, il suo sostituto... Vabbè, il portiere non conta in realtà in questo discorso, perché è il secondo o il terzo, quindi sti cazzi. Zimmermann è un 78, perfetto, il suo overall dovrà essere minimo 75, quello del suo sostituto. Isak è un 88, il suo overall dovrà essere minimo 84. Cose di questo tipo. Meyer non posso metterlo centrale perché ci mette troppo. C'è questa cosa chiamata crescita dei giocatori, ma in realtà ci mette poco. Però preferisco avere un terzino buono, credetemi, va bene così. Quindi, signori, ciancio alle bande, bando alle cianci, direi di cominciare con l'estrazione dei nomi. Ora cominciamo dal portiere. Per il portiere non vi chiedo un nome, vi chiedo una nazione. E poi insieme andremo a scegliere quale portiere prendere da quella nazione. Quindi scrivetemi in chat nomi di nazioni. In modo tale da poi poter andare effettivamente a prendere qualcuno di sensato, perché non avrebbe senso che cacciando via il terzo portiere voi mi facciate prendere, che ne so, Donnarumma. Poi magari mi trovo con Donnarumma, Atubolu e... cazzo, cioè, ancora di buono. Ederson, Kobel, cioè, i giocatori poi si incazzano. È fatto anche apposta per evitare casino, almeno per quello che riguarda i portieri. Bene, è il momento di scegliere tra 3, 2, 1. Olanda, ok, di portieri olandesi ce ne abbiamo. E quindi non serve neanche più che selezioni i nomi. Poi, passiamo al difensore centrale, ragazzi. Il difensore centrale ho perso un 68 di overall, che era Baumann, difensore centrale con noi dall'inizio. Potete darmi un nome qualsiasi. È indifferente. Non deve avere né un overall massimo né un overall minimo. Però deve essere un difensore centrale, eh. Non voglio un esterno, non voglio un terzino, voglio un difensore centrale. E voglio un nome di un giocatore adesso. Non più nazionalità. Perfetto, vedo che stanno arrivando un po' di nomi. Mi dimentico sempre che c'è più delay qua su YouTube rispetto a Twitch. E voi direte, Tier, ma non stai streamando su YouTube da ormai tipo 6 mesi? Sì, ma devo ancora abituarmi a questa cosa qua. Ci metto molto più di quanto dovrei. Selezioniamo il giocatore tra 5, 4, 3, 2, 1. Hato. Ok. E il difensore c'è. Poi, centrocampista centrale.
avanziamo. I due titolari attualmente sono Braganza 83 e Prati 86. A voi la scelta, come detto, non avete limiti di overall. L'importante è che sia un minimo 75. Ma dubito che andiate a proporre adesso un 72. Mi sembrerebbe strano. Sapete che non abbiamo limiti, quindi datemi un nome per un CC. Quindi Foden non va bene. Foden non è un CC. Ovviamente il giocatore deve adattarsi al ruolo, perché se è un CDC, che CC lo diventa in più di un anno, non va bene. Devo prendere un altro di giocatore. 3, 2, 1. Ferguson. Gigi Ferguson dal Bologna. È un CC? Non lo so. Chat, ne seleziono un altro. 3, 2, 1. Hannibal Mejbri. Mejbri non è un COC. È un CC, è un COC, mi sembra. Hannibal. E nel caso mi segno anche Bove. Ok. Ovviamente vado in ordine. Okay, Bove è subito dietro, Ovviamente vado in ordine. Do precedenza al primo menzionato, cioè Ferguson. Se Ferguson non dovesse andare bene, prendo Hannibal. Se Hannibal non dovesse andare bene, vado a prendere Bove, ok? Manca quindi soltanto un acquisto per questa stagione 6. Dopodiché abbiamo già fatto. E l'acquisto dovrà essere un ATT. Ho bisogno di un nuovo attaccante di riserva che stia alle spalle di Openda e Colombo. Per evitare casini di felicità nello spogliatoio, vi chiederei un 82, 83, 84 a occhio. Ricordatevi che siamo alla quinta stagione, quindi alla sesta ormai, quindi gli overall possono essere andati un po' a puttane, ma di base eviterei di farmi prendere un Erling Braut Haaland, cioè sarebbe da infami. Un Mbappé. Non avrebbe manco troppo senso, se vogliamo. 5, 4, 3, 2, 1. Doak. Ok. Salve Pinta, minchia che casino che hai fatto per entrare in ufficio. Rifacciamo, selezioniamo altri due nomi che ce li ho come riserve. 3, 2, 1. Nel caso in cui Doak non dovesse andare bene. Perché se non sbaglio è un'ala Doak. Ben. Okafor. Ci sta. Potrebbe essere valido, ne segno un altro. 5, 4, 3, 2, 1. Mbappé. Welp. Spero che Okafor vada bene. Ma sì, vi avevo detto che in realtà sarebbe dovuto essere minimo overall 84. In realtà mi va bene anche un po' meno. Non cambia niente quello. Ok. Ci siamo. Quindi. Ciao, il gatto trademark. Come stiamo? Aspetta che chiudo la porta dell'ufficio qua. No, facciamo casino in tutto quanto il condominio. Spero. Avere la pimpi. Ciao male mio, come sta la gatta più bella del mondo? Sta bene? Grazie per tutti questi bacini. Allora, abbiamo detto. Hato. Jorrel Hato. 80 di overall. Va bene. È l'ennesimo difensore centrale che verrà a giocare la rosa. Poi, centrocampo, Ferguson. Gigi Ferguson è un CC, 81 all'Atalanta, va bene. Non è il titolare che speravo di ottenere, ma è un'ottima riserva, meglio di Zimmerman sicuro. Poi, in attacco, Doak, sì, non Fouk, Ben Doak. Può giocarmi punta? Dubito fortemente. E infatti non può giocare punta. Perciò si passa a Noah Okafor. Mamma mia, regà, più pinpointato di così non si poteva. 84 di overall, ormai allo United dopo l'esperienza al Milan. Precisi. Precisi, regà. Mi stanno bene questi tre. Ah, il portiere olandese, dimenticavo. Ciao Manu, buonasera. Buonasera anche a Noah. Buonasera a tutti quanti, hello. Mi è appena venuto in mente che so già chi andare a prendere come portiere olandese. Fermi. Fermi tutti. Ce n'è uno che ha un nome troppo bello per essere ignorato. Dove sei?
Rome Jaden Owusu-Oduro duro. Tra l'altro 23 anni, 78, buona riserva di Atubolu. Io, se permettete, andrei a prendere Rome Jaden Owusu-Oduro duro. Poi vedete voi. Se siete d'accordo, prenderei lui. Anche perché realisticamente è più o meno l'overall che avrei cercato, eh. Un nuovo secondo portiere. Magari ci finiva anche Paes. O Lige ci finiva nella lista. Noppert. Però con un nome così, se siete d'accordo, prenderei lui. Va bene, va bene, va bene. No, perché voi avete menzionato una nazionalità. Quindi mi sembrava giusto dirvelo. Va bene. Ok. Aspettiamo le offerte per i nostri, poi andiamo a prendere gente. Tanto arriveranno. Devo vendere Isaac e gli altri due Zimmer. Ah, Zimmerman non lo posso vendere. Angelidi, sto, vai a Leidenheim, divertiti, Spiros. E poi easy. Questa stagione 6 la simuliamo brutalmente. Il 20. Rifiuta. Figa, un portiere che vince il giocatore del mese, che cazzo ha fatto? L'Inter vuole Isaac, ciao amici, tratta. Ciao Inter, mi daresti 210 milioni e un euro? Voglio un eurino per il caffè. Beh. Simone Inzaghi, grazie mille per questa magica offerta, dai. 207 milioni. 204. Va bene! Un euro in più per la prevendita. No, no, è che semplicemente hai tipo lo stampino certificato di giocatore reale. Grande. Spiros se ne va a Leidenheim, molto bene. Angelidi svenduto. Vabbè, Isaac, aspettiamo che vada all'Inter perché sicuramente troverà l'accordo finanziario. Esatto, il certificato di autenticità. Bravo, mi veniva in mente il nome. Ah, ok. Dicevo, come ritirata? È quella della Aston Villa. Ah, ok. Se ne va anche Alexander Isak. Ringraziamo lo svedese per l'ottima annata che ha fatto con noi. Bel giocatore, Isak. Gran bel giocatore. Però, ripeto, meglio che sia stato ceduto lui o Openda o Colombo al posto di Sule. Perché avendo un surplus di giocatori buoni su quella fascia, o meglio al centro dell'attacco, mi sta bene. Mi sta bene cederne uno, ecco. Hato costa 40. Vabbè, ma c'ho 500 milioni. Che cazzo me ne frega, tiè. 42. Va bene. Il mercato più facile del mondo. Però giocarsi la Bundesliga con l'accoppiata Colombo, anzi con il trio d'attacco Colombo, Pendao, Cafor. Vi dirò che un pochettino mi stuzzica la cosa. Sì sì, adesso finiamo tutti quanti gli acquisti, poi vi faccio vedere la rosa. Tanto giorrellato con una faccia a vista e rivista su FC24, è proprio la faccina standard. Oddio, ce l'ha abbastanza anche Irle, la faccia standard, Jorrel, però. Nel senso che non si discosta completamente da quello che è poi l'aspetto del PG. Ma raga, non è il mio primo anno questo di carriera, siamo al sesto anno. Abbiamo guadagnato 200 e passa milioni dalla cessione di Isa. Quanto costava Ferguson? Ok. Magari un po' strapagato, ma sti cazzi.
Però sì, questa qua è una carriera interattiva, ok? La parte complicata, la challenge di questo gioco non è... di questo gioco, di questa carriera, non è la, il fatto di dover stare attenti a gestire le finanze, avere tutto quanto incassato alla perfezione. No. La parte importante delle carriere interattive è che gli acquisti vengano scelti dalla chat, fine, cioè non c'è nient'altro. Grande Gigi Ferguson, eh. Ferguson, un bel giocatorino comunque. Che in un Atalanta ci starebbe benissimo, effettivamente. Poi Okafor. Okafor ha la 17, vero, al Milan? Mi pare. Muove la clausola e ci sto per 54, benissimo. Perfetto, che accetti turnover, bravo Noah. O Noah, non lo so. Bro, Brocafor. Mamma mia, si è dimezzato lo stipendio, bravissimo. Vai, Rom Jaden Owusu Oduro, ultimo acquisto e poi ci siamo. Esagerati, mamma mia. Cos'è la clausola rescissoria? Praticamente è una cifra che società e tesserato, quindi giocatore, decidono. Ed è una cifra per cui la società poi è costretta ad accettare l'offerta e vendere il giocatore a, a quell'offerente lì. Poi il giocatore è liberissimo di dire no grazie, non voglio andare di là. Però se per dire un giocatore che non ha la clausola riceve un'offerta da 300 milioni, la squadra può dire no. Ma se quello stesso giocatore per il quale la squadra ha offerto 300 milioni ha una clausola da 20 milioni, la squadra può pagare 20 e... la proprietaria del cartellino di quel giocatore non può dire no, guarda, farei a meno di dartelo, grazie. Cioè, è una cifra che viene pattuita, per cui poi la squadra è costretta a vendere il giocatore. Ma vaffanculo. Sì, sì, guarda come ti mancano le alternative, caro Nizza. Guarda, guarda, di giocatori quindi puoi prendere soltanto questi per rimpiazzare quelli che hai dovuto cedere. Esattamente, e siete voi a deciderli. Se il giocatore si rifiuta di venire, che succede? Intendi, nella carriera niente. Lo riprendiamo, come potete vedere. Irl, nulla, il giocatore rimane. Cioè, facciamo un esempio del cacchio. Mbappé col Paris Saint-Germain ha una clausola di 200 milioni. Non penso sia vero, ma facciamo un esempio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fino a 199.999 euro e 99 centesimi, il Paris Saint-Germain può rifiutare qualsiasi offerta da qualsiasi squadra. Se però poi arriva anche, che ne so, un team del campionato di Hong Kong con 200 milioni e dice al Paris Saint-Germain ecco i soldi, dateci Mbappé, il Paris non può rifiutarsi, il Paris deve dire di sì, per forza. Chi può rifiutarsi invece è Mbappé. Mbappé può dire no grazie, non voglio venire a giocare in questa squadra. A quel punto cosa succede? Niente. La squadra di Hong Kong non versa i soldi, il Paris non li riceve e Mbappé rimane a giocare al Paris. Fine. Il giocatore non è costretto ad andarsene se viene attivata la clausola. Semplicemente, una volta attivata la clausola, la squadra che detiene il cartellino non può dire di no a quelli che hanno fatto l'offerta. Jamie Vardy aveva una clausola dell'Arsenal perché l'Arsenal pagò nel 2017, ma lui rifiutò. Ci sta. Ci sta.
Bravissimo, Matt, bravissimo, bravissimo. Se mi sono posto un limite di anni, no, ma vorrei finire la carriera oggi, se possibile. Scusatemi, per chiunque si sia appena chiesto, Tiar, come hai fatto a farti vendere comunque il giocatore? Regà, ho i cheat attivi, ok? Io posso bypassare alcune cose. E l'unica ragione per cui attivo i cheat è che altrimenti questo gioco è ingiocabile per farci content. Ci giocassi per i cazzi miei, dico, vabbè, rosico sì, ma per... lo accetto però. Così, dovendoci fare content, mi scazza non poter fare certe cose soltanto perché non puoi disattivare l'opzione esonero. Sarebbe carino poterlo fare. Non puoi. Ok, poi Frank delega. Ma sì, becca di 5.000 roizi. Ah. Questa carriera, regà, è stata fatta fino ad ora nel corso di 10 live. Questa è l'11esima. E... ma a parte che non sta andando Stream Elements, non partono gli alert, perdonami. Grazie Davide intanto per i 2,50 di donation. Un bacione. E grazie per aver ricordato a tutti quanti di smashare like alla live e al VOD se state guardando da Tearless Live. Mi raccomando. Grazie, bello, un bacione. Va bene, dai, accetto. Madonna, sono caldo, fermi. Fermi, 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 perché mi denudi pubblicamente, non è il caso. Che dite? Benissimo! Calciomercato finito. Contratti rinnovati a tutti. Qualcuna clausola rescissorie? Direi di no. I nuovi come si incastrano a livello di stipendi? Oddio. Okafor è un po' altino. Devo rinnovare su Le. Ok, raddoppiato su Le. Fatemi alzare anche Luvumbo. E anche Gigi Openda. Ma Gigi Openda 120. Va bene. Rifiuto. Beccati quello, va. Tieniti quello che hai, mo. Ok. Carlo Bauer ed Elias Zimmermann si ritireranno a fine stagione, quindi ce li teniamo. Anche perché Bauer dobbiamo tenerlo. Zimmermann in realtà dovremmo cederlo, ma faccio a meno. Ecco. Guarda, le uniche cose che mi limito a fare sono, punto primo, allenamento di tutti quanti i giocatori. Sistemiamolo. Va bene Frank, va bene Dardai. Poi, Gatti, Micione, Paschirotto. Paschirotto è a fine carriera ufficialmente. Jorrel Hato invece è all'inizio ancora praticamente. Di Lorenzo ok, Carboni ok, Gigi Ferguson. Braganza 27, Florenzi 64, uno stack. Recupera palloni, migliorami in difesa. Testi cazzi. Okafor ok, Openda ok, Colombo infine. Colombo purtroppo è rotto. Va bene. Mamma mia, Iana Fitzgerald. E minchia, grazie Andrea per i 24 euro di donazione. Porca minchia. Quanti soldi, buon uomo, un bacione, thank you. Giga Tearless Loves in chat per te. Marò.
Grazie. Ragazzi, avete cuori, se avete i tearless love, spammate i tearless love, se no spammate i cuori come emoji. Grazie mille, bello. Fatti i soldi, aiuto. Grazie davvero. Thank you. Ora, Owusu Oduro. Aprimelo su Transfermarkt, perfetto. Indossa la maglia numero 20, è occupato? Il numero 20? C'è la Herman, va bene. Jorrel Hato. Jorrel Hato, fatemi zoomare un attimino Transfermarkt. Hato alla 4, che però è occupata da gatti. Che altri numeri hai avuto, signor Hato? Hato ha indossato la 4, la 5, la 16 e la 22. Oh, che palle, se ce l'hai tutti... Ok, ci sono tutti occupati, allora lasciamogli la 3 e vaffanculo. E grazie Giaci Ferri per i 6 roizi, un bacione, bello, thank you. Non vorrei essere inopportuno, ma come state? Tu siete la futura mamma? Ma tranquillo, anzi, grazie per la discrezione. Stiamo bene. Io sto bene, fisicamente, ovviamente, mentalmente, inizio a essere preoccupato. Ferguson alla 19 al Bologna, vero? Ovviamente inizia a essere preoccupato, ma non per una questione, oh mio Dio, perché semplicemente, ragazzi, sta avvicinando sempre di più la data in cui è previsto che io diventi papà. E quindi è legittimo che io mi senti un attimino cacato nella bandalogna, ok? Open DA occupa la 17, quindi cerchiamo un numero per Okafor. Però ecco, ripeto, sto benissimo. Fisicamente sto bene. Claudia sta come potrebbe stare una qualsiasi persona gravida di 9 mesi. Indossava la 11, che però ce l'ha su lei come numero. Indossava la 9, che però è occupato. 14 occupato. Che palle. No, beccati la 11 con Sule, che invece si becca la 10 e vaffanculo. Comunque sì, Sid, dalle visite che facciamo, sta bene. Io sto bene, Claudia sta bene. Ovviamente siamo in quella fase strana in cui da un lato non vediamo l'ora, dall'altro ci preoccupa il fatto che sia così vicino il giorno del parto, però si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, no? Direbbe un grande saggio. E così stiamo anche noi, con la cacca nelle mutande. Meglio Florenzi che Di Lorenzo. Ok. No, poi Di Lorenzo frigna, fermi. Mi tocca far così. Ok. E insomma. Ah, non vedo l'ora neanch'io, ve lo dico. Però una parte di me si sta turbo cacando la bandalogna. Allora, come sempre, prima di iniziare la stagione, applica a tutti i giocatori questo tipo di allenamento che mi boosta la lucidità. Posso prendere qualche preparatore migliore? Chiedo per un... hai voglia? A parte che ho diritto ad un nuovo allenatore, punto. E grazie Andrea anche per l'abbonamento, thank you.
Perfetto. Così siamo precisi. Non ho intenzione di far video né niente. Sono... Raga, non ho intenzione di rendere la mia famiglia uno spettacolo. Lo so che... Magari è un modo un po' esagerato per dirlo, ma non ho interesse a... mostrare la mia vita privata. Sono uno youtuber di gaming. Non... Quello sono e quello rimango, no? Però sì. Ripeto, stiamo tutti bene, fortunatamente. Ok, allora, è giunto il momento di fare il nostro esordio in Bundesliga contro l'Hoffenheim, ma ovviamente con Colombo che rientra giusto in tempo, ma proprio giusto in tempo, magari non giocherà il primo game, e sti cazzi, però è rientrato giusto in tempo, direi di andare a sistemare un attimino la strategia degli allenamenti. Colombo, rimanimi così ancora un attimo. Shuro Penda applica la formazione titolare, le 4 stelle, tranne a Colombo che deve recuperarmi il fisico. E poi specifico prestazioni per la panca. E ok. Poi, regali, quello che dico io non è un piano. Il fatto di non voler rendere la famiglia uno spettacolo non è una critica rivolta ad altri. È una cosa che sento io. Ci sta che qualcuno voglia condividere col mondo intero queste cose. È comprensibile, una parte di me vorrebbe anche farlo. Credo sia naturale il voler mostrare agli altri qualcosa di cui vai orgogliosamente fiero. Di cui sei orgogliosamente fiero, di cui vai fiero. Insomma, ci siamo capiti. Non lo trovo sbagliato. Sono io che forse tendo a farmi tanto i cazzi miei. Non c'è un giusto, non c'è un sbagliato. C'è un... Questa è la mia decisione, punto, accettatela per quello che è. Sono rispettabili entrambe, nel senso. Ognuno fa le sue scelte, se uno l'ha fatta in maniera oculata e dice ok, ha senso, è giusto che l'abbia fatto. Non prendetelo come attacco, il mio è semplicemente... Io quando parlo di queste cose parlo di me, non parlo degli altri. Gli altri sicuramente hanno i loro motivi e le loro ragioni, più che valide. Va bene, allora... Esordio in campionato, fatemi fare giusto un piccolo cambio per questa partita con Okafor che mi gioca titolare e quindi Bauer che mi entra in panchina, ma soltanto per questo game contro l'Hoffenheim. Simula veloce, vediamo come finisce. Vinciamo 3-1, doppietta di Openda e gol di Micione Gatti. Benissimo. Benissimo. Fatemi fare un'altra cosina al volo, giusto per essere... perfettamente poi allineati. Arriviamo al giorno della partita contro il Bayern Monaco. I giocatori poi dovrebbero effettivamente avere i piani di allenamento corretti. Tranne Colombo, che ancora non si è ripigliato. Sentite, finché non si ripiglia del tutto andiamo. Fantacalcio l'ho fatto tipo nel 2008, raga. 2009, era l'anno con Borriello, Robinho e Ronaldinho come attacco del Milan. In realtà c'era mio zio che lo faceva e abbiamo scelto insieme la rosa, era lui che le metteva in campo. Io non facevo nient'altro, però. Posso dire che mi fa strano vedere nella stessa squadra un Soucek ormai in pensione, Ansu Fati e Musiala con Koleosho sulla tre quarti, Dodò subito dietro Koleosho. È un Bayern strano questo. È un Bayern molto strano. Lollo Colombo, per un'altra partita almeno conviene lasciare spazio a Okafor. Simula il Bayern e perdiamo 3-2, giustamente, no? Perché la vita è una merda.
Giustamente, giustamente, giustamente. Guardate, a me non frega niente di vincere in questa stagione. Mi interessa solo e unicamente arrivare a giocare la Champions l'anno prossimo. Mamma mia, che dira al tigre in Argentina. Bello, mi piace. Gli acquisti più costosi sono stati Lautaro alla Real Sociedad. Ok, Miretti alla Fiorentina per 133 milioni. El Canus dal Talleres all'Inter per 102 milioni. L'Inter ha salvato in questo momento il Talleres. Facundo Farias che arriva soltanto adesso in Europa. Vlahovic al Leverkusen. Aia. Tomori al Borussia. Pepi dal Bologna al Mallorca per 61 milioni. Certo. Che cosa ignorante vedere questi scambi ogni tanto comunque. Salta l'ultimo giorno di mercato. Ah, guardate, per questa stagione 6 non giocherò manco una partita. La stagione 7 simulerò di meno da gennaio in poi. Ripeto, il mio obiettivo è vincere la Champions, quindi per me ora l'importante è arrivarci. A Colombo, ma si ripiglia del tutto quest'uomo? Ancora deve stare infortunato. Fate, riprenditi. Adesso, Tier, perché porti sempre FC24? Sono 3 settimane che non lo faccio, oh. E comunque è il mio main content. Cosa dovrei fare? Non portarlo? Questa è la formazione titolare, per gli interessati comunque. Si ripiglierà mai Colombo oppure no? Lo chiedo per un amico. A zero lucidità, gli sto dando anche gli allenamenti giusti. Vai, skip al Friburgo, contro cui pareggiamo, ovviamente. Con rigore sbagliato da Open Da. Perfetto. Non capisco perché Colombo non riesca a ripigliarsi con la lucidità. Hai 2 settimane per ripigliarti, fra. Torno da una grande disavventura. Ho chiuso la bici nel parco comunale di... Vabbè. E quando sono tornato il parco era chiuso. Benissimo, vabbè. È stato bello avere una bici. Si è ripigliato. Oh, si è ripigliato. Benissimo, era ora. Ok, dai. Sistemato tutto, andiamo a simulare fino a gennaio. Intanto sapete che in Europa League abbiamo il Braga, la EK Atene e il Midtjylland nel girone. Indovinate chi arriverà terzo e retrocederà in conference, ma va bene, guardate. Frega un cazzo. Quello che più mi importa in questo momento, mentre perdiamo con lo Schalke, è riuscire ad arrivare tra le prime tre in Bundes, prime 4. Del resto, frega sega. Intanto siamo a 3 su 3 in Europa League, che diventano 4 su 4, e quindi passaggio del turno come primi, oserei dire. Basta giusto una vittoria contro il Braga per assicurare, per essere sicuri del primo posto e via. Pareggio accettabile. Chiudiamo da imbattuti? Bravissimi. 16 punti. Dai. Non c'è male, ma c'è molto male in campionato, dove arriviamo da ben 4 pareggi consecutivi. E perché questa squadra quindi si trova ora al 6° posto in classifica?
Certo, certo, questo Pipoburg deve proprio essere quarto. Sesto, pardon. Aha. A meno 7 dall'Europa, per giunta. Questo gioco fa schifo. Per queste cose il gioco fa veramente cacare. Mi spiegate il perché? Mi spiegate la logica alla base di tutto questo? Perché stiamo facendo giocare il terzo portiere? Che cazzo vuol dire? Perché non fai giocare a Tubolu? Oddio, che fastidio queste cose! Quale ragionamento astruso hai fatto per arrivare a questa conclusione? Ciao. Ogni tanto mi pento di aver preso la decisione di essere un canale clean, senza bestemmie, perché sono i momenti in cui vorrei cacciarle. Paulsen lo riprendiamo, ma io non accetto di passare un intero campionato in cui non gioca Paulsen, non gioca a Tubolu, cioè in cui non gioca a Tubolu per far giocare Paulsen, e ora gioco Ovuso. Che cazzo vuol dire? Dimmi te se devo cedere i giocatori per far giocare il portiere titolare. Li riprendo a inizio dell'anno prossimo. Ma mio Dio, la logica. Data puttane. Ma lui ha chiesto di essere ceduto perché non gioca. Giustamente. Mio Dio. Fenerbahce agli ottavi. Vinciamo 3-2 l'andata. Passa allora. Non ci credo. È andata anche sta stagione, io non capisco. Cioè, allora, tutto quello che volete, il 4-2-4 modulo sbilanciato, bla 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 bla, balle su balle che ci raccontiamo, potete dire il cazzo che volete, ma una formazione che mette in campo un portiere 85, 82-84 i difensori centrali, non saranno i migliori ma sono buoni, 84-88 i terzini, 84-88 i centrocampisti centrali, e poi 93-88-88-94, non può fare così. Non c'entra il modulo sbilanciato, non c'entra. Scusatemi. Refresh la stagione perché non ha il minimo senso. Ok, allora, fermi. Perdonatemi, ma tutto quello che stanno guardando i miei occhi non ha senso. Tra l'altro, a giudicare dallo stato di forma dei vari giocatori, non stava scendendo in campo Carboni, stava giocando Di Lorenzo. Non stava giocando Gatti, stava giocando Hato, ma fai piuttosto giocare Hato al posto di Dardai. Non stava giocando Braganza, stava giocando Ferguson.
Vediamo se refreshando tutto vanno meglio le cose. Se magari questo giro a Tubolu viene messo in campo. Inspiegabile. Inspiegabile il modo in cui vengono gestite le simulazioni comunque. Sto giro sta andando. Vuoi vedere che a Tubolu sta giocando, mo? Sicuro. Fuori dalla Coppa di Germania, ma non me ne frega un cazzo, va bene così. Tanto lo sappiamo che andiamo ad anni alterni. Un anno raggiungiamo la finale, la perdiamo, un anno usciamo subito. È così, ma a me sta bene. Questo giro, la simulazione sembra sensata. Sì, ok, un paio di sconfitte a caso. Sì, ok, un paio di pareggi. Però mi sembra di star guardando effettivamente un campionato, una stagione sensata per la squadra che abbiamo davanti. Tra l'altro, siccome torniamo a giocare tra un po'. Vedi, ma sono tutti tranquilli. Ah, tu... Ma ti ho ancora Paulsen di merda, guarda, via. Via. Paulsen di merda, oh. Questo giro le partite le stanno giocando i giocatori giusti. Non so perché ci volesse così tanto per capirlo. Ok, sta giocando Ferguson al posto di Braganza. Ma sapete una cosa? Mi sta anche bene così. Zimmerman non dovrebbe esserci, ma sta giocando. Bravo, Matisulé. Bravi Opendai Colombo, con Okafor che il suo lo fa, va bene. Vi giuro, mi dà un fastidio. Paulsen, ripeto, lo ricompriamo. Mi dà fastidio che giochi il terzo portiere. Ma mi facesse giocare il secondo, che ha 23 anni e un 78. Ma guarda, ma ancora, ma quasi quasi lo accetto. Così mi fai girare i coglioni e basta. Terzo portiere, vabbè. In tutto questo siamo primi in Bundes a più 4 sul Bayern, ok. Mentre in Europa League cosa abbiamo combinato? Siamo arrivati primi nel girone da imbattuti. Bene, oh! Questa è una metà stagione che ritengo giusta per la squadra che abbiamo. Giusta per la squadra che abbiamo. Ma arriva il 1° maggio. Se continuiamo a macinare risultati in Bundes dell'Europa League me ne frego parecchio. Peccato per il 3-3 con l'Eintracht. Perché ripeto, il mio obiettivo è arrivare in Champions. Dovesse scapparci l'Europa League e va bene. Non ho cambiato gli allenamenti, è vero, avete ragione. Bravi. Stai a vedere che adesso sto giocando di più ovuso duro. No, sto giocando a Tubolu. Ok. Cool. Simulo tutto perché, raga, voglio finire la carriera oggi e devo fare due stagioni in una singola serata. Quindi sto simulando tanto per quel motivo lì. Intanto ci siamo beccati l'Atletico Madrid agli ottavi di Europa League. Vinciamo 3-1 l'andata. Perdiamo col Borussia. Pareggiamo 1-1 il ritorno, buono. Devo farlo, Tony. Devo farlo, sì. Allora, il campionato abbiamo frenato di brutto. Europa League stiamo reggendo. Alla grande anche. Siamo in semifinale. Dopo aver eliminato Atletico e Tottenham.
Ma questi vi sembrano squadre da Europa League? Cioè, togli il Siviglia, ma c'è il Bayern nel PSG, ma è possibile mai? Entrambe retrocesse dalla Champions perché eliminati da chi? Mo, andiamo a vedere sta cagata mentre abbiamo il Villarreal in semifinale di Champions, dai per favore. Il Brugge ha eliminato il Milan, aha. Il PSG eliminato dal Porto e dal Barça, può succedere, ok. L'Atletico dall'Inter e dall'Ajax. Il Bayern da Arsenal e Fiorentina. Certo, 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 certo. Ovvio, palese, eclatante. Siamo passati in finale di Europa League, mo, dove giochiamo contro il Paris. Com'è finita la Bundesliga in tutto questo, signori? Abbiamo vinto la Bundes per la differenza reti davanti al Borussia, ma abbiamo vinto la Bundes. Per la prima volta siamo campioni di Germania. A caso, prima eravamo settimi, eh. Stessa squadra, stessa simulazione. Prima eravamo settimi, ma abbiamo vinto. Prima settimi e usciti agli ottavi d'Europa League, ora vincitori della Bundes e in finale di Europa League contro il Paris. Bella squadra. Donnarumma, Scalvini, ciao, Sergio Gomez, Gusto, Goretzka, De Jong, poi Dembélé, Lee Kang-in, Mbappé e Barbera. Sinceramente non conosco il signor Barbera. Mi interessa giocare questa finale. No. Si è rotto Gigi Openda. Che si è fatto Gigi? Vabbè. Gioca Okafor. Dai. Simula rapido contro il PSG. Perdiamo 2-1 ai supplementari col gol di Mbappé. Dopo che Gatti l'aveva riagganciata, vabbè. Nah, non mi interessava giocarla, ve l'ho detto. Cosa si è fatto, Openda? Fuori 12 giorni ancora. Accettabile. A livello individuale, com'è andata? Luvumbo con 21 e 17. Mostruoso zito Luvumbo, 95 di overall. Openda 27, si è fatto male nel momento peggiore della stagione, probabilmente. Colombo 16-1, Sule 15-10, molto bene. Meyer 7-6, Ferguson con 6 gol. Okafor con 5, mi aspettavo un po' di più. Per il resto non male. Va bene. Ha giocato a Tuvalu, incredibile. Ok, benissimo. Ce l'abbiamo fatta. E ora che abbiamo riconquistato la Champions con tanto di Bundesliga, che per la prima volta quindi riusciamo a vincere, e vivas, è il momento di dedicarci al calciomercato per quella che sarà la settima e spero anche ultima stagione. Ora, non è auto blu, è auto bolu. Non è auto blu, per quanto ci assomigli. Le lettere sono quelle, sono soltanto scrambled, strapazzate. Ma guardate che, cioè, dall'altro lato la finale sarà stata Arsenal-Villarreal. Ed è subito 2005 con Riquelme al Villarreal. Mamma mia, che squadra magica. Allora, arrivati a questo punto però, per quella che sarà effettivamente la stagione, chat, io vi farei scegliere un po' di cose, tra cui la divisa e lo stile di gioco. Non è un granché a Tuvalu. Restesse è il migliore come portiere giovane che cresce tanto. Chat, facciamo le divise. Quindi mi servono tre numeri tra 0 e 102. O 101. Fate 102. Datemi tre numeri tra 0 e 102.
3, 2, 1. La maglia numero 1 sarà la 69, la Mao. La seconda sarà la 29 come stile, ok, già più esotico come numero. Mentre la terza come stile avrà il 63 di Giaci Ferri. Ok, ora mi servono 9 numeri per determinare i tre colori di ciascuna delle tre divise, compresi tra 1 e 56. Tra 1 e 56. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi sono fermato non perché... Intanto il colore 1 è l'1. Mi sono fermato non perché non ricordassi cosa ci fosse dopo il 6, ma era perché non ero sicuro di averli contati giusti. 3, 2, 1. 25 è il secondo colore della prima maglia, mentre il terzo colore della prima maglia sarà 42. Non so cosa aspettarmi. Poi, seconda maglia, colore 1. 26. Secondo colore della seconda maglia. 56, quindi questo è viola, tipo. E infine, terzo colore. 13. Questa è scura. La prima è chiara. Ci sta. Poi, infine, ultimi tre colori per la terza maglia. 44. 45, tono su tono. E infine 4. Va bene, ci sta. Ok, stop ai numeri. Non stoppate i numeri. Andiamo a controllare una cosa, fermi tu. Ah, non possiamo. Niente, stop ai numeri. Fermi tutti. Miss Italia è appena finita. Stop al televoto. Bravi. Stop al televoto. Allora, abbiamo detto divisa numero 1, stile 69. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, perfetta, quella è leopardata, 54, 57, 60, 63, 66, 69. Ah, è quella a macchie. Not the best, not the worst. Allora, colore 1, 1. Quindi bianco. Mi sta bene. Colore 2. Oddio, la maglia potrebbe venire un cesso. Colore 2, 25. 7, 14, 21. 22, 23, 24, 25. Che vi devo dire, non è un brutto rosso. E infine, terzo colore, 42. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Ma allora, in realtà, se mi fai questo lavoro qui... No. Per poi avere i dettagli bianchi qua e là. Fa cacare il cazzo. Me ne rendo conto. Ma è meno peggio. Oddio, forse devo davvero invertire e mettere il rosso come colore principale e l'arancione qua. Sì, è più arancione che rossa, però. E se invece invertissi l'arancione e il bianco? Sai che quasi quasi. Però invertendo il rosso e il bianco. Essenzialmente com'era all'inizio. Fa schifo. Ma meglio di così non possiamo fare. Proprio per lo stile della maglia. Poi seconda maglia, 29. Quindi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21...
24, 27, 28, 29, maglia a strisce verticali, pulita, clean, il cui primo colore è il 13. Grigio, colore societario teoricamente. No, non è vero. Ah, vabbè, ci può stare. Poi, seconda maglia, 26, quindi 21, 22, 23, 24, 25, 26. Regà, questa qua ha i colori societari praticamente. Terzo colore è il viola, il 56. La facciamo così. Rosso e viola. O rosso e grigia. Rosso e grigia col dettaglio viola. Fa schifo, ma oh, ce la teniamo così, mamma mia. Oh. Comunque, molto sfortunati per ora, eh. Ora, abbiamo detto 69 è questa. Quindi, quella dopo la 63, perciò 66, 63, ok. Maglia pua, maglia pigiamone. Questa sarà quella che andremo ad utilizzare il 99% delle volte. Questa qua è 44, 45 e 4. Quindi, quello lì è un bianco sporco. Poi 42, 43, 44. Va che bella che sei tu. Mamma mia. Tu sei deliziosa come maglietta. Una magliettina deliziosa. Realisticamente usiamo soltanto questa maglia qua. Solo la terza. È un pigiamone, raga, è proprio un pigiamone TM, ma useremo solo lei. Fatemi invertire i due colori qua. No. Cretino. Almeno ne abbiamo una bianca, più o meno. Una scura, una chiara, una scura e una bella. Mamma mia, pessime ste maglie. Pessime, 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 pessime. Allora. Mamma mia. Bruttura. Signori, è il momento di quindi sistemare la rosa per la stagione numero 7, che però essendo la 7 vuol dire che dà inizio a un nuovo triennio con un nuovo una nuova strategia di squadra. Quante sono le strategie di squadra disponibili? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chat, mi serve un numero tra 1 e 7 per farvi decidere quale sarà lo stile di gioco adottato da questo Pipoburg per la stagione numero 7, quella con cui dovremo cercare, si spera, di vincere la Champions. A voi la scelta, mi serve un numero da 1 a 7, mentre intanto mi risposto a destra. E lo vado a scegliere tra 5, 4, 3, 2, 1. E il numero 2 di Kgibit. Cosa è uscito fuori? E perché di nuovo gioco sulle ali? Che palle, no! Di nuovo gioco sulle ali, non lo accetto. Però devo accettarlo. Non mi posso opporre. Non mi posso opporre, questo è capitato. Così è deciso, l'udienza è tolta, ma... Ma... Avete ancora la possibilità di farmi cambiare il modulo. Infatti, il modulo dovrà essere uno di questi sei. O il 4-5-1, o il 4-3-3, o il 4-2-1-3, o il 4-2-4, o il 5-2-3, o il 3-4-3. Ragazzi, è il vostro momento. Dovete darmi un numero tra 1 e 6. Quello che sceglierete sarà il modulo che la squadra dovrà utilizzare per questa settima stagione. A voi la parola.
Io non posso fare altro che chiudere gli occhi. Uno, sincerarmi magari riaprendoli, di essere col cursore sul punto giusto. Chiuderli e selezionare il modulo che questa squadra dovrà utilizzare per l'annata in cui puntiamo a vincere la Champions. E il modulo in questione sarà tra 3, 2, 1, deciso. Non ho cliccato nessuno, benissimo, rifacciamo. Rifacciamo. 5, 4, 3, 2, 1. Che palle. 5, 4, 3, 2, 1. Ho selezionato il numero 2, Costantino Dardes. Il numero 2. Signori, si cambia modulo. Diciamo addio al 4-2-4, passiamo al 4-3-3. Con il centrocampo in linea. 4-3-3 in linea. Eccolo qua. Non male. L'unica cosa che accadrà qui dentro è che dovremo cedere un paio di ATT per fare spazio a dei centrocampisti. Quindi andiamo a dare un'occhiata alla rosa per vedere come siamo messi. Grazie intanto chat per tutti i suggerimenti. Allora, 4-3-3 abbiamo detto, no? Spero siate contenti della vostra scelta. Anche se lo so che speravate in una difesa a 3. Non sono così malaccio quest'anno, ripeto, eh. Mi ci trovo abbastanza decentemente. Allora, tra l'altro sappiate che siamo pieni di buchi qua e là, e quindi molti giocatori sono salvi, un po' a prescindere. In porta abbiamo Atubolu, Ovusuoduro e tecnicamente Paulsen. Uno tra Ovusuoduro e Paulsen verrà cacciato, sicuramente. In difesa siamo messi bene, perché nessuno dei miei si è ritirato. Ce ne ho un paio in scadenza, ma nessuno dei miei si è ritirato. Grazie intanto a Kgbit per l'abbonamento. Benvenuto tra i pepegotti. Allora, sicuramente una ruota verrà fatta girare per i difensori. Abbiamo infatti Gatti, Dardai, Atoba, Schirotto. Terzini destri abbiamo Carboni, Di Lorenzo. A sinistra abbiamo invece Meyer e Frank. Perché cazzo ci fa ancora qua Till Frank? Io non lo so, non lo sa nemmeno lui. A centrocampo invece abbiamo un bel buco, perché abbiamo soltanto Ferguson, Braganza, Prati e Florenzi. Quindi vuol dire che di questi nessuno verrà ceduto, ma anzi, addirittura andiamo a prendere due nuovi giocatori. Prati, Braganza, Ferguson, Florenzi. E due nuovi. Sulle fasce ho perso un'ala perché si è ritirato Bauer, quindi ho diritto a un vice Sule. Ginwa. E infine, come ATT, io ne ho 4. Perché ho Okafor, Openda, Colombo, Herman. Allora, devo capire se uno di questi ATT può essere spostato a CC, ma la sappiamo tutti quanti la risposta, vero? Beh, meno del previsto in realtà, vi devo dire la verità. 184 non è manco troppo. Colombo, vabbè, manco ne parlo, ok? Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che dovremo di fatto girare 3 ruote. Una per i portieri,
una per i difensori e infine una due volte però per le punte. Quindi, siccome non sono io a decidere chi cedere, ma nemmeno voi, allora andiamo a rifare le ruote. Come detto, per il portiere proteggo ovviamente a Tubolu e mettiamo sulla ruota Owusu, Oduro e Paulsen. Se dovesse uscire Owusu, Oduro, devo uno riprendere Paulsen e due devo prendere un sostituto di Owusu, Oduro. Poi in difesa invece direi di proteggere Meyer che volendo posso spostare anche DC, dovesse servire. E quindi prendiamo, ma anche Carboni, però Meyer è meglio. Mettiamo nella ruota Gatti, Dardai, Hato, Baschirotto, Meyer. No, Meyer ho già detto di no. Volevo dire Di Lorenzo, Frank. Devo cambiare Meyer ovviamente con Carboni. E infine la terza e ultima ruota, siccome i CC rimangono invariati, è quella che riguarda gli ATT, perché ne ho due di troppo e quindi, siccome me ne servono soltanto due, ma ne ho quattro, due di questi dovranno essere cacciati, ma io ne posso tenere soltanto uno. E sapete chi tengo di quei tre? Tra Okafor, Openda e quel matto folle totale di Colombo. Tengo proprio Colombo, che è con noi da un sacco di tempo, quindi metto Openda, Okafor e infine Herman nella ruota. Purtroppo ne posso difendere solo uno, quindi sì, esiste lo scenario in cui noi dobbiamo rinunciare sia a Okafor che a Openda e ci teniamo Herman come vice Colombo. Purtroppo. Purtroppo esiste. Quindi andiamo a girare, ma non i difensori. Cominciamo dal portiere, vediamo chi dovremmo cacciare. Jaden Owusu Oduro. Quindi dovremmo riprendere Paulsen più un nuovo giocatore. E vabbè, grazie Jaden. Jaden qualcosa, adesso ricordo il nome intero. Poi, difensore. Sinceramente, frega sega di chi si va via. E va via... No! Stavo per dire, basta che non ne vada via uno che guida un sacco. E va via Baschirotto. E vabbè. Federico Baschirotto ci saluta. Ma va bene così, avevamo un Hato che lo aveva proprio fatto scalare a quarto difensore centrale. Ma ora, signori, è il momento della verità. Qua... Via la pubblicità. Quale di questi giocatori ci dovrà salutare? Uno dei due sarà... Siamo salvi! Siamo vivi! Ci leviamo dal cazzo, Herman! Era ora! Quindi vuol dire che ci sarà un vice Colombo come si deve. Possiamo proprio bopparlo via dalla lista. E poi ci saluterà anche uno tra Okafor e Openda. Ci saluta Okafor. Rimarranno Colombo e Openda. Bello. Bello in realtà, non è male, è così. Niente male. Quindi, chat... Ora facciamo quello che deve essere fatto, ossia cacciamo Okafor in vendita, grazie per questo anno in cui hai fatto la riserva. Cacciamo Liam Herman, non me ne frega un cazzo di venderlo. Vendiamo Rome Jaden Owusu Oduro. Vendiamo Baschirotto. A chi è se ceduto in prestito? Va bene, lo accetto uguale. Signori, è il vostro momento di nuovo. È il vostro momento di decidere chi dovrete prendere al posto di questi giocatori. Allora, ci servono... Piano, eh. Ci servono un portiere che faccia da secondo o terzo. Vediamo intanto, un passo per volta. Poi un difensore centrale, due CC e infine un ala. Ok. Cominciamo dalla nazionalità del portiere. Come detto, uno di quelli che dobbiamo andare a riprendere è Paulsen. Sapete che se Paulsen rompe il cazzo, lo ricaccio in mezzo secondo, eh? Non puoi diventare mio amico zona calcio, ma puoi joinare il server. Ho bisogno di una nazionalità, ragazzi. Io vado a prendere un... Vado a prendere il portiere in base alla nazionalità
per comodità, perché è il secondo portiere, non voglio ritrovarmi con tre portieri OP, quindi serve per mantenere una gerarchia quello. Quindi, ah, magari se vi mostro lo schermo è anche più carino. Schermo sbagliato. Questo è lo schermo giusto. 3, 2, 1. Brasile. Beh, portieri Brasili. Brasili? Brasiliani ne abbiamo e come. Portieri Brasili. Poi, passiamo al difensore centrale. Non abbiamo un overall minimo. Facciamo 75, va là. Se proprio vogliamo essere precisi. Però è il quarto barra secondo barra terzo. Cioè, qua potete darmi un nome qualsiasi, dal peggiore al migliore. I difensori si equivalgono molto. Abbiamo un 84, un 83, un 82. Quello che arriva può o scalzare tipo Dardai e Ato, oppure mettersi tra di loro, oppure spostarsi sotto di loro. Quello è indifferente. Tra l'altro non mi dà fastidio il fatto che lo sponsor della maglia del Wolfsberger abbia Algida, ma l'Algida si chiami Eskimo. A me dà un po' fastidio. Ancora non ho accettato il fatto che Algida abbia nomi diversi in altri paesi del mondo. 3, 2, 1. Ruben Dias. Ok. Se c'è ancora però. Chat, datemi altri nomi. Cioè, continuate a scriverli, perché non è detto che Ruben Dias ci sia ancora. Potrebbe essersi ritirato. Se non sbaglio ha tipo 27-28 anni Earl, Ruben Dias. Quindi è possibile che se ne sia già andato alla metà. Tra 6 anni uno magari ha anche smesso di giocare. Magari no, ma magari sì. Ben Sebaini non può fare il DC, però lo segno. La terza voce è quella di Scalvini, Giorgione nazionale. Quindi nel caso c'è lui. Bene. Centrocampisti centrali, qua me ne servono due. E anche qui, eccezione fatta per Prati, potete prendere bene o male chiunque. Basta che possa fare il CC. Non il CDC, non il COC, il CC. Anche spostandolo, scambiandogli di ruolo, ma deve metterci poco a cambiare ruolo. 3, 2, 1. Miretti. Fabio Miretti. Che se non sbaglio è un ritorno per lui. L'avevamo preso anche l'anno scorso in una carriera interattiva. Non ricordo. Pare di sì. Però non era stato con noi molto. Fagioli lo era stato con noi. Era stato un nostro giocatore per tanto tempo. Quello sicuro. 3, 2, 1. Guerreiro, Rafa Guerreiro, non ve lo conto. Già ve lo dico. Federico Chiesa, non ve lo conto. Goretzka è il terzo nome. Anzi no, sapete cosa? Refrescio. Ho chiesto un CC, non peraltro, perché fosse stato il momento delle ali, Chiesa lo accettavo anche. Momento dei CC. Chiesa e Guerreiro. Ma Tier Guerreiro lo fa? Sì, siamo alla settima stagione. Guerreiro si è allenato per tutto questo tempo come terzino. Non sarà mai buono come CC. Mamma mia, un vero intenditore. Manuel Locatelli. A me piace un botto Locatelli su sto gioco. Signori, manca giusto l'ala. Ala che deve essere la riserva di Sule Luvumbo. Anche qui abbiamo un overall minimo. Teoricamente è 70, basandoci sull'overall che aveva Bauer. A voi la scelta, non sto qui a rompere le balle. Magari non esagerate, magari davvero non ditemi Mbappé, non ditemi Rigen di Messi. State tranquilli. Come avete fatto con Okafor prima, un giocatore simile sarebbe perfetto. 3, 2, 1. Jérémy Doku. Alla faccia dell'andiamo tranquilli, va bene. Signori, ci siamo. Mamma mia, Healing sarebbe stato un ritorno clamoroso. Vediamo se avete fatto fare un mercato decente. Allora, Ruben Dias, c'è ancora. 32 anni. 90 di overall. Oh, questo è l'anno della Champions. Ripeto, non sono io a scegliere i nomi, siete voi.
fossi stato io a controllare il mercato, sapete che non avrei preso tutti questi giocatori. Ma siccome non sono io a controllare, e allora va bene. Locatelli, ecco, Locatelli. Quanto impiega a diventare CC? O meglio, quanto cala? No. Teoricamente ce la fa in poco. Ok. Di Locatelli si può fare. Quindi questi saranno i due CC. E infine, Jeremy Doku. Cioè, cos'è? Mezzo City e mezza Juve. Vabbè, manca il portiere brasiliano. Anzi, prima del portiere brasiliano, Paulsen. Alex Paulsen. È già andato allo Stoccarda, al bastardo. E grazie Edoardo per la donation da un Royce. Un bacione, thank you. Qua sapete che quasi quasi prendo un mezzo Scarparo. Vi faccio votare, ma per me è assolutamente indifferente quello che andiamo a prendere. Vai, portiere brasiliano. Por Brasile. Mettiamo nella lista Tulio Changas, perché ricorda Big Changas. Poi mettiamo Dida, quello fake. Simão Donatinho, che nome importante. John, fa morire queste cose. Kevin con la W doppia è bello ignorante, eh. Warleson, mamma, Warleson. E poi vai Warleson. Vai, a voi l'opzione. A voi la scelta. O Warleson, o Dida quello fake, o Tulio Big Changas. Scegliete quale volete come terzo portiere di questa squadra. Ne approfitto per andare in bagno. E al mio ritorno vedremo quale sarà il più votato dei tre per andarlo a prendere come terzo portiere.
Rieccomi back. Chi è il portiere con più voti? Di da quello fake. Perfetto. Grazie chat. Questo sarà probabilmente il vostro ultimo acquisto. In generale, di da quello fake. Magico. Magico di dubi dubi. Boom 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 boom. Più che quello, Simone, ho altre idee. Però non sarebbe brutto, sarebbe più una cosa da fare per un video che per una carriera effettiva. Per una carriera effettiva ho altre idee. Sul mercato chi ho in questo momento? Okafor, Ovusoduro, Braganza, Baschirotto. Io devo prendere... Minchia. Che cazzo di mercato devo fare? Allora. Partiamo dal Ruben Dias. Tier, ma come fai con i soldi? Tranquilli. Posso chiedere liquidità alla società. Vai. 85 milioni. Pep. 85 milioni. Grazie. Cruciale come ruolo, anni di contratto 3. Bravo Ruben. No clausola. 140, guarda, rimuovi bonus, ci sto. 160, ok, poi sistemo tutti quanti i vari contratti a tutti quanti i giocatori che già avevo, così nessuno frigna. Benissimo. Ruben Dias preso. Siamo alla settima stagione, ragazzi. I giocatori da acquistare non li scelgo io. Li sceglie sempre la chat. Io l'unica cosa che faccio è schierarli in campo. Non mi occupo di nient'altro. Quindi non chiedetemi, tier come mai questo, tier come mai quell'altro, ma lo sai che quell'altro sarebbe stato meglio? A parte che sti cazzi, cioè, se prendessi sempre il migliore a disposizione farei sempre la stessa carriera mille volte e quindi anche che palle, una certa. Però, sì, a maggior ragione questo giro non è da imputare a me. Ok, preso Paulsen. Ti prego, fai il bravo sto giro. Sono costretto a ricacciarti. Dida! Dida, 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 Didi. Dida, 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 Oder Dida. Questa qua, raga, è una canzone storica. È rap tedesco. Si chiama Dida, ossia quella lì. E il gruppo si chiama i Fantastischen Vier, cioè i Fantastici 4. Ignorantata. Praticamente è una canzone che parla di sto tipo che la sera prima era stato in discoteca, aveva conosciuto questa tipella che lo aveva reso tutto ingrifato, ma da quanto era ubriaco si era dimenticato che faccia avesse, ricordava giusto il maglione che aveva addosso, e quindi la canzone è lui che parla ai suoi amici di questa ragazza. Signor Dida, che palle. E insieme cercano di ricostruire un attimino la serata di prima e poi vanno a bazzicare nella zona della discoteca in cui aveva conosciuto la ragazza per provare a ribeccarla. E quindi sono gli amici che gli fanno: è quella lì? È quell'altra? Quell'altra ancora? Bello, bello. Ignorante, ma bello. Insomma, raga, chi come me, quale altro streamer potrebbe narrarvi storie riguardo il rap tedesco, eh? Quale altra persona, quale altro content creator farebbe una cosa del genere, eh? Mi raccomando, smasciate like e iscrivetevi al canale. Lucca Toni. In realtà si chiama il numero uno la canzone di Mazzeknop, non è Lucca Toni, Pepperoni.
Ritti Scampi e Chianti Calamari. Luca 6 per me. Numero 1. Video su NBA 2K. Aia. Tasto dolente. Non credo che torneranno. Non credo che torneranno, visto i risultati che stavano ottenendo. Diciamo che ho spremuto il più possibile il content. Sono arrivato a un punto in cui non aveva più senso essere portato, di essere portato. Diciamo che i giocatori più simbolici e importanti li ho fatti. Un paio di video che speravo potessero andare bene, ma non hanno raggiunto i risultati che speravo, li ho fatti. Più di così non posso. 111 milioni. Vabbè, signora Fiorentina. Allora, la live di oggi sì, è tipo una rebuilding. Non sarà una rebuilding, ma è tipo una rebuilding. Però di base in questa carriera ho giocato. E anche abbastanza, eh. Aspetta, però, ti interessano difensori? Poi Baschirotto. Più 40. Ok. E che vedi, Simone, io non lo trovo così interessante come contenuto da fare, perché non si basa su niente. È tutto un gigameme. Così poco vuoi di stipendio? Pro, fatti dare almeno 90. E forse 90 è un po' too much, eh? 80. Ok. Però sì, peccato perché stava piacendo anche a me come contenuto, però visto che i giocatori importanti li ho fatti, ho fatto MJ, ho fatto Kobe, ho fatto Shaq, ho fatto LeBron mettendolo però nell'era di MJ, quindi ho fatto tutte queste cosine qui, che secondo me sono molto carine, però una volta fatto quello non... altro non potevo fare in più. Allora, Vuso Duro accetta i 22 milioni dall'Hoffenheim. Dovevo ancora vendere non Braganza, ma Okafor. Che ancora devo aspettare per prenderlo due. Quello mi piacerebbe farlo, Sport Explained, però devo aspettare di uno avere abbastanza carriere e due di avere abbastanza sbatti, perché sinceramente c'è anche quello. E tempo. Vabbè, vendiamo Okafor, tanto sti cazzi. Sinceramente in questo momento della mia vita, grosso tempo non credo di averne. Prossimi progetti per le prossime carriere. Guardate, nel caso ne parliamo dopo, se volete, quando stiamo simulando qualche partitina in più. La prossima carriera probabilmente sarà una carriera challenge, una carriera sfida. E con ogni probabilità sarà una carriera in cui andrò a prendere giocatori di nazionalità esotiche. E sarò costretto a prenderli, nel senso che, non so, facciamo un esempio. Esce Kenya. Sono alla settima stagione, esce Kenya. Ok, io devo prendere nazionalità, guardare chi c'è di Kenyota, vero? Si dice Kenyota, e dire, allora abbiamo Niembe, abbiamo Harper, c'è questo Joseph Hassan, 74 CDC, c'è Okumu, 32 anni, DC, e devo per forza prenderlo e inserirlo nella squadra a costo di cedere qualcuno dei miei. Per evitare di ritrovarmi sempre nella stessa situazione, ossia che costruisco la squadra in
tre stagioni e poi dalla quarta in poi al massimo cambio quelli che non mi piacciono. Ma la base della squadra c'è. In questo modo sono sempre costretto ad aggiornare. E magari faccio tipo 6 acquisti a stagione, 6 magari no, 5 acquisti all'anno. Magari faccio 5 acquisti di cui uno da una nazione scelta mia, le altre 4 randomizzato. Però ecco, soltanto con le peggiori nazionalità, quindi non andrò a prendere giocatori italiani. Ci saranno giocatori del Tagikistan, non credo ce ne siano purtroppo su FIFA. Però cose di questo tipo, ecco, non voglio limitarmi ai soliti 3-4. Manca la carriera di Steph, sì è vero, mancherebbe quella di Derrick Rose. Quella di Derrick Rose sarebbe stata una gran figata, secondo me. Dai, cioè 111 mi ci sputi sopra, 120 va bene subito. Via di mezzo. Derrick Rose sarebbe stato bellino come carriera da fare, eh? Tipo il what if. Come sarebbe stata la carriera di Derrick Rose se non si fosse infortunato? Però ripeto, non avevano più abbastanza interesse quei video lì, preferito lasciarli perdere. Ok. Sturario al Catania, gran colpo, cioè dalla Serie A turca col Karagümrük al Catania, esotico, però bellino ci sta. Poi io come famiglia, cioè metà della mia famiglia è catanese, quindi pensare a Stefanino Sturaro, è stato un simbolo per questo canale, per quanto un meme, ma pur sempre un simbolo. Vederlo giocare a Catania, cioè, è strano, no? A maggior ragione che il Catania, se non erro, se non vado errato, sta facendo pure bene in B. Allora, prossimo magari potrei ritrovare Sturaro al Catania che gioca in B contro il Südtirol. Mondi che si incontrano. Quanto vuoi di soldi tu, bro? 8.000. Stare a piangere, stare seduto a far la muffa in panca, anch'io voglio 50.000 euro al mese. Dai, posso essere pagato tipo Pinsoglio, che in realtà poi Pinsoglio, per carità, nel senso, sarà sicuramente un ottimo portiere che in tante squadre magari qualche minuto lo farebbe anche. Però mi dà l'idea di figura che è lì più per il morale che per le qualità sportive. No? Che ci sta? È il ruolo del terzo portiere alla fine, se ci pensate. E ora rinnovo tutti i contratti dando loro ciò che mi chiedono. Do anche la clausola, poi gliela tolgo manualmente nel caso. Vabbè. Bjorn, ok. Lollo Colombo, ok. Nginma. Va bene, te la tolgo poi. Florenzi. Mamma mia, quanti soldi, fra. Gatti ho appena rinnovato. Prati non ho rinnovato. Ok. Gigi Openda. Ok. Sule. 2,30. Luvumbo. 2,90. Minchia, 442 milioni. Ci siamo per il resto? Direi di sì. Allora, signori, la squadra con cui punteremo alla Champions sarà la seguente. Noah Tubolu, portiere titolare. Riserva Alex Paulsen. Terzo portiere, Dida, quello fake. Poi, terzini sinistri, Bjorn Meyer e Till Frank. Al centro della difesa avremo Ruben Dias e Federico Gatti con Dardai e Jorrel Hato pronti a subentrare dalla panchina. Terzini destri abbiamo Carbone titolare e Di Lorenzo riserva. A centrocampo devo un attimino dare il piano di crescita per cambiare ruolo a Locatelli. Ok, perfetto.
avremo Locatelli, Ferguson, Braganza, Aldo Florenzi, Fabio Miretti e Matteo Prati. Sulle fasce avremo Zito Luvumbo, Justin Ginma, Jeremy Doku, Mattias Soulet e in attacco Openda Colombo, con l'italiano titolare e il belga riserva. La squadra c'è. E come? E come se c'è? Direi di mettere... Allora, guarda qua. Beh, Loca che mi fa da pivot davanti alla difesa. Miretti sull'out di sinistra. Sull'out come mezzala sinistra. Anzi no, Prati a sinistra, Miretti a destra. In difesa abbiamo detto Ruben Dias con Gatti, che mi va a sinistra. E questa sarà la formazione titolare. Le riserve invece saranno Paulsen, Dardai, Hato, Via Di Lorenzo, Ferguson, Braganza, Openda Doku. Con gli altri che mi scalano quindi a riserva. Va bene, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Allora, datemi i piani di crescita giusti a tutti i giocatori. Dida va bene, Meyer va bene, Frank va bene, Ruben Dias, cazzo cresce ancora questo. Aiuto. Hato, 10 settimane, Di Lorenzo, vabbè ormai è in crollo totale. Carboni ok, Locatelli ok, Ferguson. Fa tutto Ferguson, è incredibile. Fabio Miretti parla a difendere un po' meglio. Prati, pff, qualsiasi cosa faccia va bene. Poi Luvumbo, Ginma, Doku, Sule, Openda e infine Colombo. Ok. Moduli sistemati. Formazione sistemata. Andiamo a dare un'occhiata alla strategia di squadra, perché ho bisogno di preparatori migliori. Avrei bisogno di due allenatori a 5 stelle per l'attacco. Luvumbo non è più capitano? Orca puttana. Ah sì, lo è Ruben Dias. Fermi, grazie. Chi è il tiratore qua? 76, precisione punizioni. Miretti. Assolutamente Fabio Miretti. Ma la Prati, ma che bei palloni che mi mette Prati. Passaggio corto 99, passaggio lungo 94, minchia. Rigorista Soulet? No, rigorista Miretti, è il miglior rigorista che ho. Bene. Programma di allenamento, come sempre diamo tutto sulle prestazioni a tutti i giocatori. I numeri di maglia. Giustamente, i numeri di maglia. Randomizer con Dani, guardate, più che solo con Dani, magari prima o poi ci scappa una, so che suona male, una cosa a tre, una challenge on tre anche con Simo. Perché ne parliamo spesso e diciamo sempre, ah, prima o poi lo facciamo, prima o poi lo facciamo, prima o poi lo facciamo. Ancora non l'abbiamo fatto. Allora, Ruben Dias, se non sbaglio, indossa la tre, no? Jorrel Hato invece indossa la 16, la 22, la 6 abbiamo visto. La 6 è libera. Va bene. Locatelli. A Locatelli diamo la 73. Uno dei miei pupilli su questo gioco avrà il mio numero preferito in assoluto. Il 73. A Miretti diamo la 20, maglia che indossa anche alla Juventus. Doku si becca invece la 7, anche se non la indossa veramente. Ginma va bene con la 15. Sti cazzi se poi i numeri non sono perfettamente fedeli.
Ok, allora andiamo avanti fino a il giorno della prima partita di campionato, che sarà in realtà la Supercoppa contro il Bayern. Come? Porca puttana, ho venduto Dardai accidentalmente. Mi sono dimenticato di togliere le clausole rescissorie ad alcuni dei miei. Chi è che ce l'ha? Gin, ma 22 milioni. Fetus deletus, tu non ce l'hai più. 448 milioni per Luvumbo. Si sa mai, via. Via. Qualcun altro che ha la clausola? Non ce l'ha nessuno, andiamo a prendere Dardai. Clausulus deletus. No, mi fa più ridere fetus deletus, anche se non dovrei dirlo in quanto prossimo padre. Dardai. Chi è che se l'è fottuto, Marton? Ah, il bai, bastardi, ridatemelo. Che stupidi. Che cosa stupida. Questa cosa non la capirò mai. Il Bayern l'ha appena comprato per 46 milioni da me. Cioè, pardon, per 63 milioni da me e l'accettano 46. Bene. Ok, ripreso Marton. Perché dovrei dirlo scherzando? Vuoi sapere cosa ne penso? Penso che tanto saranno giochi fatti in stile Ultimate Team o comunque improntati molto sull'aspetto multiplayer, di cui a me non frega un cazzo. E quindi essenzialmente per me non cambierà nulla. Però di base la competizione fa bene, soprattutto se sono giochi, tra virgolette, addormentati da anni. Quindi ben venga. Sebbene la cosa non mi riguardi, ben venga. Non vuole ancora, non vuole... Mamma mia... Che permaloso, signor Giovanni. Esonero di Mourinho? Ma guarda, per quanto sia strano il fatto che la Roma abbia esonerato Mourinho, considerato il fatto che... Oh, staff trovato? Vabbè, non per gli attaccanti. È strano perché... andava a scadenza giugno. Sembra quasi controproducente cacciar via un allenatore che comunque tra poco se ne andrà, no? Che palle. Un allenatore che comunque tra sei mesi ti lascia, dici che cazzo lo mandi via, che lo devi pagare per sei mesi e manco farlo lavorare. Ragionamento più che sensato, più che logico, ma a volte... non è una questione di logica, non è una questione di neanche economia, non so come dire. È una questione di rapporti umani. Magari aveva perso un po' la presa sulla squadra e la Roma ha detto piuttosto che tenerti e mandare ancora più in vacca sta stagione con una squadra che non ti segue, prendiamo qualcun altro. È un po' quello che ha fatto il Südtirol con Bisoli, eh. Bisoli non è stato esonerato dal Südtirol per una questione legata ai risultati.
è stato esonerato dal Südtirol per una questione legata al rapporto che aveva con la squadra. La squadra non lo seguiva più, anzi gli stava anche un po' sul cazzo, da quel che ho capito, dalle varie interviste che hanno rilasciato, in quel senso. E quindi ci sta che lo vai a dar via un allenatore, cioè lo vai a svincolare un allenatore per salvare il salvabile. De Rossi farà bene. Boh, io ho visto una volta la Spal che allenava l'anno scorso, non mi è sembrato sto squadrone, ma chi sono io? Un Pirla che non ha nessuna competenza calcistica, vai, simula la Supercoppa contro il Bayern, che perdiamo i rigori. Errore di Colombo. Va bene. Il piano di crescita Dardai, bravi. Che per giunta devi pure mettere in panchina, perché mi sa che me l'hanno cacciato dalla panchina. Eh sì. Allora, programma di allenamento, andiamo a ridare tutti quelli giusti a nulla. Non ho capito. No. Ok. Va bene. Chat, ci siamo. Allora, salviamo ora. Sono le 9:30, esattamente dove speravo di essere a quest'ora. Con il mercato fatto per entrambe le stagioni e un inizio della stagione 7, simuliamo fino al 1° gennaio. E osserviamo cosa combina questa squadra nella speranza che sia un pelo più equilibrata rispetto all'anno scorso. Ma poi chi se ne frega del campionato, no? A me interessa la Champions. In difesa non reggiamo un cazzo, lo stesso. Ma in Champions siamo finiti con, nel girone, il Salisburgo, che battiamo 1-0. Tanto avanziamo anche in Coppa, la Real Sociedad e il Cluj, regà. Cioè, un girone semplicissimo, Sociedad, Salisburgo, Cluj, per favore. Per favore, facciamo i bravi. Sì, trasformato Locatelli in CC, già fatto. Possiamo anche uscire dalla Deutsche Pokal, invece andiamo avanti. Di nuovo il Cluj, 3-1. Mamma mia, regà. Schiaccia Sassi. Ultima del girone contro il Red Bull Salisburgo. Forse abbiamo concluso a punteggio pieno addirittura. Non vorrei dire una stronzata. E in Bundes stiamo andando alla grande. Very nice. Ma sì, lì Alessandro, dipende anche da quale giocatore vuoi che abbia la precedenza. Magari la Juventus aveva già deciso di mandar via loro tre come giocatori. Hanno detto, vabbè, teniamo l'allenatore. Allora magari aveva già deciso di mandar via Mourinho a fine anno. Anticipi i tempi. Luvumbo è morto. Ha zero energie. Fra ripiglia. A parte che adesso devono comunque mettersi tutti quanti solo prestazioni, perché non giochiamo per un mese. Applica a tutti. Grazie. Ma come stiamo andando noi? Beh, vedo che Ato è cresciuto parecchio. Molto bene, tra l'altro. Beh, la panchina c'è, regà. Come stiamo andando individualmente? Abbiamo Matteo Prati Bomber con 14-4, Luvumbo 12-4, Colombo 10-2, Sule 8-6, Locatelli con 9 assist. E bravo Loca. Locatelli, giocatore strepitoso su sto gioco. Ah, bene. Vediamo a livello proprio di risultati come stiamo andando. Siamo secondi in Bundes.
a meno 1 da un Borussia Dortmund che praticamente le ha vinte tutte tranne 3. E ha più 1 su di noi. Noi come sempre ci facciamo fregare dai pareggi. Deutsche Pokal, siamo ai quarti contro l'Erzgebirge Aue. Ok, super chill. Mentre in Champions abbiamo stravinto il nostro girone a punteggio pieno e ora ci siamo beccati Manchester City. Forse, dico forse, è il caso di giocarlo, vero, questo ottavo? Ma proprio giocare sia l'andata che il ritorno, eh? Che dite così a pelle? Figlio di Apollo. Fece una palla di pelle di pollo. Link non sta andando neanche a me ultimamente. Mi sa che è proprio Stream Elements che è schioppato oggi. Avanziamo alla semifinale di Deutsche Pokal. In campionato non perdiamo neanche mezzo passo. E ora è il momento di darci dentro. UEFA Champions League momento, signori. Si scende in campo per gli ottavi contro il City. Tra l'altro posso vedere quali sono gli altri ottavi? Bayern United, Inter, Borussia, Arsenal, Barça, Real, Wolfsburg, Juve, Real, Atletico, Napoli, Milan, PSG. Ok. Devo dire che per una volta qualsiasi squadra andava a beccarmi, probabilmente sarebbe stata tosta. Potevo prendermi Inter, City, Arsenal, Sociedad, anzi no, la Sociedad no perché c'avevo nel girone. Le opzioni erano Inter, City, Arsenal, Juve, Atletico, Milan. A prescindere sarebbe stata tosta, quindi ci sta. Per una volta una Champions sensata a livello di giocatori. Ah, allora, fermi. Un paio di cose. Punto primo. Stoppa la musichetta. Punto secondo. Rimetti i suoni di gioco. Ok. Punto terzo. Rimetti la musichetta. Ma questa volta è diverso. Voglio il mood un attimino più tosto con la synthwave. Giusto per le partite. Signori, è giunto il momento di porre la parola fine. Il punto dopo la parola fine a questa carriera. Però per farlo dobbiamo prima passare per il City agli ottavi di Champions. City che schiera Ederson in porta. Baldé, Mbete, Martins e Caboré in difesa. Bruno Guimaraes, Gavi e McAtee a centrocampo. Attacco a tre con Sarmiento, Foden e Haaland. Ora, sarò sincero, non ho idea di chi sia McAtee, non ho idea di chi sia Mbete. Martin sarà il regen di Thiago Silva? È possibile. Caboré so che può diventare buono. Baldé è sicuramente buono, così come Bruno, Gavi, Foden e Haaland. Stiamo a vedere, signori. Vediamo se questo team se la caverà, ma è un team distrutto dalla vita. Perché non ho cambiato i piani di allenamento, sono un coglionazzo. Sono pure senza Zito. Giocherà Openda. Ho la squadra distrutta. Dobbiamo reggere l'urto. In questa prima partita non dobbiamo fare altro che reggere l'urto. L'urto. Forse devo cambiare anche Meyer, mettere dentro tipo Giorrellato. Dentro Braganza per Loca. Dentro Dardai. Tocca giocare con Aldo Florenzi a largo a destra. No, che cazzo faccio? C'ho Ferguson. Formazione ampiamente rivisitata perché sono un coglione. Incrociamo le dita. Sì, poi sistemo programmi di allenamento proprio, ma di brutto anche.
Signori, buonasera, benvenuti all'Etihad. City contro Pipoburg. Si torna a giocare finalmente per la prima volta questa sera. Ormai alle 9.35, verso la fine di questa live, verso la fine di questa serie. Spero, vivamente, me lo auguro. Vedo un City che parte bello arrembante, Ato. Rallenta. Prati. Braganza. Avanza il portoghese, Braganza si fa fottere il pallone, Holland. Dietro di lui McCarthy, in realtà davanti a lui. Salta tutti McCarthy, bravo Ruben Dias. Contro la sua ex squadra. E allora Carboni viene fatto correre. Adesso, da Gigi Ferguson, ancora Carboni. Cross in mezzo a cercare Colombo col destro, gran botta, Ederson in angolo. Prati. Dalla bandierina, cerca dentro la testa di Giorre, lato, palla a lato. No, Giorre lato, palla a lato. E Ruben Dias conosce a memoria i movimenti di Holland, il suo ex teammate. Forse i difensori migliori non potevamo scegliere per questa squadra. Colombo col mancino dal limite. Ederson costretto ad allungare in angolo. Aia, mi sono tirato via la cuffietta di cattiveria. Non sono più abituato a tenerla addosso. Prati. Tenta a cercare ancora Colombo. Esce Ederson. Spazza col pugno. Open da. Mette giù palla Gigione. Gigi open da. Bravissimo a lasciare sul posto Caboré. Hato. Angolo, cioè rimessa, va bene, va bene, va bene. Gran giocata di Gigione Openda. Buona l'idea. Colombo. Spazza Caboré in tuffo, Dardai, Ato. Peccato Openda. Come faccio a simulare così velocemente a calendario? Sono da PC. Mi sa che da Play ha delle velocità prestabilite, tra virgolette, perché si basa sulla Play e quindi quella è la sua velocità. Il mio PC, paradossalmente, nonostante abbia 4 anni, lo abbia maciullato, nel frattempo offre delle prestazioni leggermente migliori, quindi va più rapido. Lì. Poi va peggio in partita, però, credetemi. Open da dentro, per Prati, spazza Ederson di testa! Fabio Miretti, ancora Ederson. Foden. Gran giocata. McCarthy, ancora Foden. Di ritorno da McCarthy col mancino a Tubolu, si oppone. Va bene. Ci siamo ancora. Ruben Dias, gran palla per Carboni. Ottimo l'aggancio di Franco Carboni. Scusi, Albero, domandina, eh? Che cazzo è successo lì? Ho spazzato con Dardai, la palla ha sbattuto sulle braccia e vaffanculo! Vabbè, Holland porta avanti il City. La palla ha sbattuto sul braccio di Carboni con Dardai che aveva appena spazzato il pallone. Che tristezza, buono Openda. Gigione Openda, rallenta, dentro Colombo! Non riesce a calciare, Ederson spazza ma lo fa male, un po' di fretta, non raffreddato. No, erroraccio di Fabio Miretti in fase di impostazione, adesso. Sarmiento. Cavi. Foden. Bravo Dardai. Giocatona di Baldé.
buono. Ma non è vero che era fuori gioco Colombo. Fammi vedere il replay perché non ci credo. Vediamo di quant'era in fuori. Ok, era tutto in fuori gioco. Ritiro tutto, scherzone. Giocatina col culo, ma giocatina. Issa Caboret, che in un universo parallelo fa parte del Südtirol. Ce lo laccio. Bravissimo, bravo Prati. Gavi, palla dentro. Ruben Dias, anticipato da Haaland, e poi mettiamo fuori con un po' di difficoltà, ma ce la facciamo. Braganza, Gigi Openda, bravo ad allargarsi, Caboret a inseguirlo, ancora Gigi Openda, palla sul destro, prova a calciare Openda, sbaglia l'ultimo movimento il belga. Ma chi se ne frega di Vincenzo Millico in partenza? Da chi? Da quale squadra? Ma mi segno dove cazzo stanno vendendo Millico. Dopo voglio guardarlo, perché che cacchio me ne frega di Millico che sta per essere venduto mentre stiamo giocando un ottavo tra Pipo Burg e City. Dai, per piacere, eh. Bravo Pendà. Si gira bene col corpo lasciando sul posto Baldé, che però lo recupera subito. Oh mio Dio, che fatica. Devo tenere botta qua e cercare di riagganciare il City al ritorno, perché qui, regà, non posso fare moltissimo. Intanto andiamo a servire Foden con Dardai. Accidentalmente. Foden, Haaland, palla alta. Qualcuno mi sta morendo in campo? Sì, abbastanza persone. Dentro Loca per Prati. Dentro Sule per Colombo. Stupido io che non ho risistemato i piani di allenamento. Proprio un idiota, un cretino, un deficiente. Bruno Guimaraes, Haaland. Bravo! Ruben Dias a rinvenire sul suo ex compagno di squadra. Ferguson. Che cazzo, nessuno si propone comunque. Ora. Bravo! Lollo Colombo. Col destro Colombo, Ederson ancora. Miretti. Palla tagliata, cercare la testa di Ato, chiude la difesa, Ruben Dias, buon tentativo. Ferguson, cercare Openda, sbaglia tutto, Caboret recupera, Haaland, Sarmiento, ancora Haaland, palla sul mancino, calcia Haaland, 2-0. Mati sulle.
Bravo Aldo Florenzi. No, che è sta pallaccia, Ferguson. Peccato. Il mio obiettivo è rimanere entro un gol dal City. Basta che non ne facciano un altro. Perché un gol di scarto posso anche pensare di rimontarlo. O quantomeno pareggiarlo per portarlo ai supplementari. Due. Tu inizi ad essere problematici. Bravissimo, Braganza. Alto. Dalla lunga, dalla lunga, dalla lunga. Gigi Openda. Niente, è finita così. City 1, Pipo Burgu... Oh! Ah, è. City 2, Pipo Burgu 1. Ce la si gioca al ritorno. Porca minchia, però. Ma per fortuna è che ho cacciato quel kick-off glitch. Dovevo. Ora, due cose da fare. La prima, altrimenti me la dimentico, sistemare i programmi di allenamento. Dare... specifico per l'energia a tutti. E tirare fino alla partita dopo, che vediamo. Fino a quella col Mainz. Ok. Ora, qua ci siamo. Qua, sostituti riserve, benissimo. E ora, l'altra cosa che voglio vedere è Vincenzo fottuto Millico. Perché durante un ottavo di Champions tra City e Pipoburg, vuoi non parlare della cessione di Vincenzo Millico dall'Almstadt a forse un'altra squadra? Vabbè. Tira fino al 12 di marzo. Che regà, è il giorno del mio compleanno. Vi prego, fatemi questo regalino. Ragazzuoli. Loro ovviamente sono perfettamente in forma. Stessa formazione dell'andata, stesso 11. Noi... no, noi questo giro siamo in forma. C'è giusto Sule un po' stanco, ma lo accettiamo. Allora... benissimo, ci sta. Giocheremo con la nostra maglietta azzurrina. L'11 titolare c'è ed è in perfetta forma questo giro. Signori, andiamo a ribaltare il City. Come siamo arrivati a Millico? La stessa domanda che ci siamo posti noi quando durante la partita che stavamo giocando è apparso scritto Millico in partenza? Eccoci qui, Pipoburg City, si gioca al Pipoburg Ring, siamo tra le mura amiche. Questo giro la squadra c'è, speriamo bene. Mamma mia. Phil Foden è partito assatanato. Gran pressing del City. Che ci costringe a perdere palla. Ruben Dias. Anzi, no, è Locatelli. Bravo Loca. Mamma mia, Zito Luvumbo. È partito il 77. Zito Luvumbo messo giù da Caboré che si becca il giallo. Ottimo inizio per noi, ottimo start. Costringiamoli a far falli. E vedete che staremo una favola. Bravo Maier. Per Colombo. Ancora una volta Ederson. Insuperabile quell'uomo. Prati. Chiude. Ederson. Luvumbo. In area Zito. Cerca il dribbling. La recupera addirittura su Baldé. Luvumbo. Pallone calciato. Colombo. È un Pipoburg diverso quello sceso in campo oggi. Nettamente diverso. Sulé. Carboni. Angolo. Pulur Gas era un 72.
Massimo. Peccato, peccato. Questa è la classica partita che domini, in cui segni un gol e poi ne prendi un altro al 92esimo e ti fai eliminare. Luvumbo. Prati! Oh, Ederson! Ancora Prati. Palla dentro, messa fuori. Ruben Dias. Bjørn Meier. Siamo riusciti a uscire. Dribbling, pressing, pressing, pressing. Caboré. Va bene. Prendiamoci il fallo. Gioco a campione con delle slider modificate. Di più non riesco. Lo trovo frustrante. Io voglio divertirmi, non frustrarmi. Bravo Ruben Dias. Sulle. Matias Sulle Malvano. Bel sinistro a giro che passa sotto le gambe di Colombo. Per l'1-0 Pipoburg, il 2-2 nel totale. Doppietta di Holland per gli Sky Blues. Doppietta di Sulè per i Pipotti. E va bene così. Bravi, Luvumbo mette giù. Prati. Porca puttana che sberla aveva tirato lì di passaggio. Peccato, McAtee. Holland. Con giro palla City che perde poi. Controllo della sfera. Brutto il fallo su Sulè. Giallo anche all'altro terzino del City, che ora è a rischio 10 uomini. Miretti perde palla. Miretti non sveglissimo, come giocatore. Bravo Bjørn. Vabbè, fuori giochissimo, va bene. Bete, Guimaraes, Foden. Esce su di lui Ruben Dias, deve rientrare però Baldé. Cross in mezzo, bravissimo Gatti. Colombo in verticale a cercare Sulè, a spazio l'argentino, inseguito da Mbete. Gran giocata, gran giocata. Spazio per Loca. Mano. E allora calcio di punizione da posizione assai interessante per il piedino destro di Fabio Miretti. Ci prova il numero 20. Sbatte sulla schiena di Guimaraes. Meyer. Prati col destro, palla sul fondo. Peccato, peccato, peccato. Sì che la sto seguendo la Coppa d'Africa. Non sto guardando le partite quanto vorrei. Magari capita che mi becco tipo 5 minuti, 10 minuti, ma la sto seguendo. Vi dico che è già il mio trofeo, la mia coppa tipo internazionale preferita. Meglio anche dell'europeo. Sotto solo al mondiale, ma perché il mondiale è speciale per lo spirito, non per le partite in sé per sé. Coppa d'Africa è fotto emozionante. Bello, bello, bello. Ma sì, ma su Fortnite ci torniamo, regà, che in questo periodo sono impegnato a fare altre cose, ma su Fortnite ci torniamo sicuro. Prati. Cross su secondo palo, cercare Sulè, chiude Baldé, Ederson. Miretti! Palla che non scende.
Fanno entrare Rodri per McAtee. Si abbassano un po'. Fermo, fermo, lascialo andare, Baldé, lascialo andare. Non scopriamoci. Continuiamo a marcare Foden, Haaland. Lascialo andare. Bravo Ruben Dias. Porca puttana, che voragine. Bruno Guimaraes. Destro deviato da 12 giocatori. Per fortuna nessuno ha toccato con la mano. Rodri, Foden. Bravo Colombo. Oh, cazzo, sta pressando un botto il City. Ci sta chiudendo nell'area. Ma in qualche modo ce la caviamo. Non riusciamo a guadagnare la rimessa, ma guadagniamo il pallone. Oh, ma che cazzo? Ma mi lasciate vivere? O dovete proprio far gol? Bravo a Tubolu. Dove cazzo è il giocatore? Ma che merda sta cosa della bandiera, oh. Non vedo una sega! Prati. Bello il pallone per Zito Luvumbo. Davanti a sé Caboré. Lo lascia sul posto. Ancora Luvumbo. Cerca il filtrante. Non lo trova. Rodri. Gran giocata di Ederson. Fatemelo battere a uscire sto angolo con Sulé. A cercare la testa di Federico Gatti. Chiuso. Miretti. Mette fuori la difesa. Zito Luvumbo. Di tacco. Prati. Facile. Come senza allenatore per gli ottavi? Che si è dimesso? Tra l'altro, un altro top meme, intanto fermi, che dobbiamo cercare l'azione decisiva, non la troviamo qua. Top meme della Coppa d'Africa è l'allenatore della Tanzania che ai microfoni va a dire che tipo, la federazione è succube del Marocco, si fa tutto quello che vuole il Marocco, si gioca ai loro orari, scelgono i loro arbitri, bla 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 bla. Ovviamente viene squalificato per tipo 10 giornate e la Tanzania, per evitare problemi a livello d'immagine, lo licenzia. Il cognome dell'allenatore che ha preso al suo posto? Morocco. Magico. Magico. E grazie Ivan per l'abbonamento, Pepe Gotto, benvenuto tra noi. Thank you, thank you, thank you. Ottantacinquesimo, attenzione, qua siamo nella zona inculata. Questa è la famosa zona inculata a livello proprio temporale. Bravo Sulé che spacca la difesa del City. Sulé, Sulé, Sulé! Ederson ancora, che cazzo. È cotto però Mattias, ha corso un sacco, bravo Mati. Fatemi mettere dentro l'openda. Mi sa che vanno in difficoltà con un giocatore un attimino più rapido. Dentro anche Ato. Prati. Dentro da Openda! Era uscito malissimo Ederson. Ma ha colpito altrettanto male Gigione Openda. Maier. Luvumbo. Prati. Bello il pallone per Gigione. Openda! Si fa perdonare subito. E la zona inculata, questo giro, se l'è beccata al City. Che pallone di Prati.
Non possiamo non vincere la Champions con una squadra del genere. Sarebbe imbarazzante fallire. Si avanza ai quarti. Bravo Gigione, bravo Gigione. Fatemi rivedere il pallone che ha dato Prati. Ma che precisione col mancino. Tac, controllo e tiro. E al secondo pallone... Ho visto la porta andare a 3 fps. Che è successo? Bella. Mi piace. Ci sta. Tosto comunque il City, eh. Beh, al di là delle statistiche che dicono 17 tiri per me e 3 per loro. Però tosto. Va la squadra. Ogni tanto succede che le squadre rimangano senza niente. Ho startato una carriera allenatore con 1 milione di budget. Cosa mi consigli di fare? Niente, fra. Se trovi uno svincolato che possa aiutarti, vai. Se no, cioè, non serve a far niente. Cioè, non star lì a far niente. Chiedi qualche prestito, toh. Non so quale possa essere la prossima partita di Champions, quindi simuliamo di una settimana e teniamo d'occhio il calendario sul quale dovrebbe essere ora apparsa, vero? Ma figa, oh. In campionato siamo attualmente straprimi con 9 punti di vantaggio sull'Ipsia, tra l'altro, a caso. 9 punti di vantaggio vuol dire che se giochiamo bene le nostre carte, tra 3 giornate solleviamo la Bundes. Gli altri quarti sono Inter United, Lupopoli Barça e Real Atletico. Posso dire che, come dicevo letteralmente 4 secondi fa, Lupopoli a parte... Giunti a questo punto, è un po' difficile qualsiasi sia la squadra che incontriamo. Però direi di giocarci contro il PSG. Madonna, Luvumbo 96. Io direi di giocarla. Boh, Federico, ma chi se lo ricorda? La seconda stagione è quella, se non ricordo male, è quella in cui ho ottenuto la promozione dalla Dritte Liga alla Zweite Bundesliga. Dalla C alla B tedesca. Benvenuti al Parc des Princes. Ah no? Che francese. Mamma mia, Leon Goretzka, che giocatore. Barberà lo scambio con Mbappé. In area Mbappé a Tubolu. De Jong. Barberà. Chi cazzo è sto Barberà? Quando Barberà? Chi cazzo è questo attaccante 83 di overall? Alla faccia. Renato Santos. Per il resto non è che abbiano una gran panchina, eh. Hanno solo i titolari. Chi vince la Coppa d'Africa? Boh. Spero tipo una nazione insospettabile, cioè Guinea Equatoriale, le Comoros. Il mio obiettivo per questo quarto è tipo farne 3 al pari. Fallo. Ma com'è buona? Come fa a essere buono quell'intervento? Bastardo, è buono anche questo, stronzo?
Bravo zito, bravo zito, bravo zito, bravo zito. Luvumbo. Porca puttana che ci ho battata, zito. Lo so che c'hanno Scalvini, lo so, lo so. Bravo Sule. Che giocatore è Mattia Sule. Bravo anche Donnarumma però. Ma sono quelle cose sempre belle, cioè come al prossimo europeo io spero di vedere il Lussemburgo. E mi auguro anche che faccia bene il Lussemburgo. Cazzo, regà, ma... Oh, mi è appena venuto in mente. Ma quest'estate... Watch along pesante di tutte le partite dell'europeo. Nel senso che faccio la reaction in live. Super chill. Super rilassante. Le guardiamo tutte, magari prendiamo anche qualche ospite, tipo, che ne so. Sai, per le partite quelle un pochettino più di nicchia, chiamiamo Menzo, che ci si diverta a guardarla assieme. Vediamo, si può fare. Sarebbe caruccio. Non posso trasmettere, no, ma ve la descrivo e si chiacchiera nel frattempo. Ovvio che non ve la posso mostrare, ma ve la posso descrivere. Mati, ma che cazzo era? Ci si pensa, un'idea carina per l'estate. Bjornmeier. Cross sul secondo palo, ancora su lei, chiude la difesa. Mamma mia, Gatti. Cosa ha tentato? Miretti. Mano. Guardate questo gol che arriva adesso, Prati. Non letteralmente adesso, ma era adesso sul susseguirsi di questa azione. Guarda qua Luvumbo come aveva malo gusto. Cross sul primo palo, a cercare Colombo! Batti, ribatti! E c'è calcio di rigore per il fallo di mano di Giorgio Scalvini. Ve l'ho detto, era tutto calcolato. Oddio che brutto il fondo delle maglie del PSG. Marò che schifezza. Ci starebbe. Nel caso vedo di organizzare qualcosa. Miretti. Incrocia Miretti, spiazzato Donnarumma. Vantaggio Pipoburg al Parco dei Principi. E bravo Fabiottolo. Lee Kang-in. Mattia Sule Malvano rientra. Bella merda. Non so, mi piace il doppio cognome. Sule Malvano. È esotico. Sule e basta, eh. Come li vedo d'Italia per l'europeo. Ma raga, ma i tornei così sono un terno all'otto. Cioè, è ovvio che ci siano grandi favorite come la Francia e l'Inghilterra. Ma poi può vincere davvero chiunque, perché in 90 minuti tutto può accadere. Anche Lollo Colombo che trova uno scavetto delizioso per battere Gigio Donnarumma e trovare il 2-0. Ripetersi è pressoché impossibile comunque. Però è giusto che l'Italia ci provi. Ha il dovere di provarci. Lee Kang-in. Barbera. No, rimpallo che favorisce il numero 15 del PSG. Recupera Carboni. Grande intervento, fine primo tempo così, 0-2. Siamo messi bene. Un terzo gol e poi il ritorno lo seguiamo da lontano per cercare di gestire nel migliore dei modi. Il vantaggio accumulato.
Bravo, Sulé. Ancora il numero 10. Sulé, palla dentro. Non c'è un tocco di mano di nessuno. Luvumbo non la tiene, peccato. Pululu non c'è nell'Angola. Non è stato convocato. Pensavo si fosse rotto Gatti, che vabbè. Se proprio si deve rompere un titolare, è meglio che si rompa... Oddio, sì. Meglio che si rompa Gatti. È il più rimpiazzabile. Perché è vero, Carboni è peggio di Gatti a livello di overall, ma il suo sostituto è Di Lorenzo. Quindi non è l'ideale. Se proprio deve rompersi qualcuno, che mi si rompa Gatti, please. Cioè, Federico, perdonami, ma... in questo momento sei solo un ammasso di pixel per me. Bravo, Tubolu! E tra tutti gli ammassi di pixel che ho, sei quello il più sacrificabile. Ma vi dirò la verità, il Tagikistan qualificato agli ottavi di Coppa d'Asia non mi sorprende neanche troppo. In un girone con la Cina e il Libano, in cui il Qatar era libero di fare il cazzo che gli pareva, c'era abbastanza... non dico scontato, ma nella mia testa il Tagikistan sarebbe comunque dovuto passare. Carboni. Bravo Carboni. Gran recupero palla nonostante sia inciampato. Prati. Peccato. Buona l'idea. Decisamente meno l'intenzione. Speravi un altro tocco di mano. Locatelli. Mamma mia, Locatelli. Doppia finta. In area loca. Peccato. Che cazzo? Perché mi è svenuto lì in campo? Eccolo qua. Kylian Mbappé Lotten. Per il 2-1. La riapre il Parì. Quella Sulé in area. Dollo Colombo. Prati! Donnarumma, cioè, peccato. Fuori. Facciamo un po' di cambi. Dentro Gigi Ferguson per Miretti. E via. Rigore? Urca! Ah no, giallo. Vabbè, giustamente. Bel tiro di Doku. Ma il Ghana, se non sbaglio, è la seconda edizione di fila che si fa eliminare così. Tipo, l'ultima volta è stato eliminato dalle Comoros. Quest'anno da Capoverde, cioè... e da... chi è che c'è ancora nel girone con loro? No, è niente, perché l'altra è arrivata sotto. Non ricordo quale fosse. Mbappé. Bravo, Gatti. Doku. Bello il pallone per Lollo Colombo. Se mi seguisse Ferguson, se mi seguisse. Eccolo. Che cazzo. Gran giocata del centrale di centrocampo. Bravissimo Lee Kang-in. Hall. Per Mbappé. Kylian. In area Mbappé. Chiusura folle di Gatti, che però rallenta l'avanzata del numero 7 dei parigini. Golovin a Tubolu. Sto soffrendo. Ma c'è Donnarumma in area. Attenzione, c'è Donnarumma in area. Cerchiamolo, troviamolo. Sì, così. Zito. 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 Zito Luvumbo. Zito Luvumbo. Zito Luvumbo. Zito! Luvumbo! 3-1. E abbiamo un piedino
in semifinale. Mamma mia, Luvumbo come Gnabry su FIFA 18. Che giocatore, zito. Il mio capitano. Va bene, ottimo, ottimo. Questo potrebbe essere un gran short barra TikTok bait, tipo Tirle segna da centrocampo con Luvumbo. Bellino. Mi piace. Va bene, simula avanti di 5 giorni, in mezzo una partita con l'Erta che vinciamo. E il ritorno direi di seguirlo lentamente, nel senso facciamo simulata lenta, magari facendo giocare un paio di riservine, tipo Dardai e Gerevido Q. Teniamo d'occhio, comunque regà, cioè io non vi vorrei dire, ma parliamo del girone della Coppa d'Africa mentre teniamo d'occhio questa partita, che comprendeva Egitto e Ghana. Il Ghana, al 90° minuto della propria partita, era avanti, ok? Era avanti 2-0, motivo per cui l'Egitto, che nel frattempo stava giocando contro Capoverde, stava attaccando come un forsennato. All'improvviso, cioè quindi in quel momento lì, la classifica era Capoverde primo, Ghana secondo, Egitto terzo e Mozambico fuori ultimo. In 10 minuti di recupero tra Ghana e Mozambico, il Ghana ha preso 2 gol, il Mozambico ha pareggiato. E nel frattempo l'Egitto aveva sia segnato un gol per portarsi avanti, che ne aveva subito un altro da Capoverde, ma l'aveva subito prima che il Ghana prendesse il secondo dei 2 gol che ha subito, e quindi l'Egitto era di nuovo fuori con il pareggio. Cioè, c'è stato un incatenarsi di eventi in quei minuti di recupero, che cioè, è incredibile. Euforia da tutti i lati, per quello dico che la Coppa d'Africa è bellissima da guardare. Cioè, a me spiace non averla vista in diretta quella partita lì, perché se ci penso... Cazzo, pensate a godervi gli ultimi 10 minuti di quelle partite lì. Da un lato hai l'Egitto, che sta per essere eliminato. Segna un gol, con il quale sarebbe automaticamente qualificato come miglior terza, e quindi sono abbastanza contenti. Poi però ne prendono un altro, e quindi siamo di nuovo pari, e quindi l'Egitto è fuori. Però il Ghana ne ha presi 2. E quindi il Ghana è fuori. Con il Mozambico che torna pure a casa rosicando perché dice: cazzo, ne avessi fatto un terzo, cretini, noi passavamo noi. Cioè, è tutto meraviglioso. Gioco a campione con le slider modificate. La Mauritania che passa eliminando l'Algeria. No, no, ma la Namibia che vince la sua prima partita in assoluto alla Coppa d'Africa battendo la Tunisia, che l'anno scorso ai mondiali ha battuto la Francia. Capite? È bellissimo. Dentro Ferguson, anzi no, dentro Braganza per un po' di riposo agli altri. No, dateci un'occhiata alla Coppa d'Africa perché è veramente bella da seguire. Tra quanto stacco quando finisco la stagione? Abbiamo le semifinali e la finale. Stiamo reggendo, non benissimo, ma stiamo reggendo. Bravo Tubolu! Toglie il pallone dai piedi di Barberà e anche da quelli di Mbappé. Noah Tubolu è enorme. Fantascientifico in questa partita. Trovalo, trovalo il 4-1. Lollo Colombo. Donnarumma c'è.
Nah, io me la godo e basta, è bellissima da guardare, punto. Ripeto, quel poco che ho visto è stato bellissimo. Ma anche da seguirla così, recuperando un po' di roba, è già bella così. Signori, è finita così, partita molto equilibrata con il Pivoburg, che alla fine prevale sul totale grazie all'andata in cui aveva messo a segno 3 gol. E ora... perché tutte le bottiglie in sta casa c'hanno un odoraccio? Vabbè. Ora è il momento di scoprire quale sarà la nostra sfidante in semifinale. Ora, mancano 5 partite al termine della Bundes. Dobbiamo affrontare il Düsseldorf. Se battiamo il Fortuna Düsseldorf, siamo campioni di Germania. Faccio gioca partita e appena inizia vado in simulazione lenta, così la seguiamo nel caso ci becchiamo anche la premiazione della Bundes. No, la Nigeria è una buonissima squadra, ma tutti i giocatori veramente forti sono iperoffensivi. Ha poca difesa, quindi è molto sbilanciata. Non è una pessima squadra, è solo molto sbilanciata. Ci sono squadre che, per quanto nei singoli siano nettamente peggiori, anche rispetto ai vari difensori o portiere, alla fine sono un po' più equilibrate. Ah, ma io avevo detto che sarei uscito, vabbè, aspettate. Ok. Ragazzi, basta vincere sta partita, per essere campioni di Bundes. Bella parata di Kronbrugge. Fabio Miretti. Comunque sì, 100-100, io becco il Real o il Barça adesso, Il mio percorso sarà realisticamente City, PSG, Barça e poi Real oppure United. United, che tra l'altro sarebbe anche la squadra contro cui ho giocato la finale. No, era il Milan. La squadra contro cui ho giocato la finale di Champions nella carriera col Südtirol. Se vedrà, se vedrà, se vedrà. Segna il signor De Souza. Guinea versus Guinea Equatoriale. Pog. Quindi la Guinea Equatoriale ha giocato sia contro la Guinea Bissau che contro la Guinea. Che fico. Potrebbe diventare ufficialmente la regina delle Guinee. Prego, non fatemi piangere e o bestemmiare. Voglio vedermi la premiazione. A parte che la premiazione manco me la fanno vedere, mo. Perché non sono in casa. Quindi io che cazzo sto facendo qua? Manuel Locatelli. Con il gol al 76esimo. Che in base a quello che farà l'Ipsia potrebbe essere anche il gol decisivo. Ora, vediamo chi sarà l'altra semifinalista. Lo United, va bene. L'altra finale cosa sarà? Barça-Real? Va bene. No, quello lo so che in su è terzino.
Criminali. Criminali incalliti. United che schiera Çalhanoğlu. Çalhanoğlu e Tchouaméni come mediani. Uno va bene, l'altro un po'. United che mette in campo Onana. Karpovnik, che non ho idea di chi sia e quanto sia forte. Christensen, Martinez, Cancelo, Tchouaméni, Çalhanoğlu, Almada, Sancho, Fatawu, Højlund. Bella squadra. Andiamo all'Old Trafford, giochiamoci questa andata di semifinale. Immaginatevi vincere una Champions dopo aver battuto City, PSG, United e la finale contro una tra Real e Barça. Sarebbe la Champions più acclamata della storia. Mamma mia, che idea di merda queste magliette, Tearless. Marò, terribile. Mi ero dimenticato che il retro della mia fosse completamente rosso. Vabbè, si capirà un cazzo. Zito Luvumbo, bravo, già sbagliato. Cancelo a cercare Fatawu, di ritorno da Cancelo, cerca il dribbling, non lo trova. Bjørn Meyer lancia Luvumbo, che è più veloce di Martinez. Velocissimo Zito Luvumbo, che poi si fa fottere palla e niente, come ho detto. Peccato. Ciao Liman, buonasera. Bella merda. Guarda che entra. Non entra. Non riesco a capire. Non so chi è chi. Mi disturba. Questa cosa mi disturba assai. Bravo Atubolo, almeno ci sei tu. Atubolo che tra l'altro ha gli stessi colori degli arbitri. Bravo Zito. E bravo anche Çalhanoğlu. Non vedo un cazzo, non so chi sia chi! Rasmus Højlund, vantaggio United all'Old Trafford. Bravo Loca. Bravo Colombo. Sì, Colombo. No, Colombo. Vabbè, ci sta, poi so che con FIFA lei è parecchio poco attivo, non so come dire. No, in Coppa d'Asia ovviamente, ma come in qualsiasi in queste competizioni, a meno che non ci sia l'Italia che sta giocando, ma io simpatizzo sempre per la più piccola. Bello il pallone, Colombo. Pareggio al 27esimo. Bravo Lollo Colombo. La carriera non era finita, no? Era in pausa. Era in pausa perché volevo prima dedicarmi ad altre cose. Poi ho deciso di finirla oggi. Tant'è che siamo in semifinale ora contro lo United. E intendo arrivare a giocarmi la finale questa sera. Ma gol della merda più o meno. Nel senso che io ci ho provato a segnare con Sule. Poi me la sono trovata lì. Che faccio? Non tiro. Ovvio che tiro. Sti cross sarebbero anche bellini. Se ci fosse qualcuno effettivamente a raccoglierli, vero? Comunque sì, io come sempre nei tornei così internazionali simpatizzo per la squadra sfavorita, perché è sempre bello vedere queste squadre improbabili fare grandi tornei. Cioè, se ci dovesse essere l'ottavo di finale Giappone-Tagikistan, cioè, vuoi non simpatizzare per i Tagiki?
Gran botta di Luvumbo, bella risposta di Onana. Prati. Occhio con la testa ancora di Colombo, prolunga la difesa. Che poi esce con Fata Wu. Va via il Ghanese. Dove cazzo è entrato quel pallone? Merda, l'ha messo proprio all'incrocio, incrocio, incrocio. GG Almada. Che va a prendersi l'affetto del proprio pubblico. Gran botta sotto la traversa. E che gli vuoi dire a Tiagone? Nulla, bel gol. La maglia del portiere della Namibia è bellissima e la vorrei. No, Zito. Che sfiga. Oh! La puntazza di Luvumbo. Che va a sbattere sul palo. Va bene. Bellissimo. Io quando avrò davvero tanti soldi e non saprò cosa farmene, li spenderò in questo. Collezionare magliette so bad it's so good. Invece comunque che Locatelli, nonostante non sia più un CDC, si comporti ancora come tale. E tipo droppi tra i difensori. Questa gran figata. Bello il pallone, peccato. Loca! Credi ti costa probabilmente un occhio della testa alla dogana comprare una roba dal Mozambico, tipo. Bello il pallone per Sulé. Miretti con l'esterno, che gol. Perché non era finita la carriera, l'ho già detto 2 secondi fa. Non l'avevo finita. Ho detto che la mettevo in pausa. Mi scocciava finirla lì così, senza neanche un tentativo di finale di Champions. È andata male. Ci sono riuscito in semifinale, ho detto, ah, regà, mi dedico per qualche settimana a tutt'altro e poi ritorno. Così ho fatto. Çalhanoğlu. Sancho. Ruben Dias sul numero 25, palla in mezzo, Højlund ribatte il portier. Ancora Çalhanoğlu, ancora Tubolu. Ovviamente sì, che è questa la maglia. Ah, beh, allora ci sta. No, vabbè. Rasmus Højlund con la doppietta. Mampi. Mia, mia. Gran chiusura di Lisandro Martinez comunque. Ho rischiato l'espulsione. Nah, tranquillo. Sono confuso anch'io riguardo i giocatori in campo. Lo siamo tutti. Io con la maglia Living the Chonk Life sono andato a farmi vaccinare l'altro giorno, martedì. Fatto la doccia, ho messo addosso la maglietta Living the Chonk Life, sono andato a farmi vaccinare. Easy. Davanti a dottori e infermieri, è stato alquanto checchico, nessuno l'ha visto, nessuno l'ha considerato però. Via Xavi Simon. Chiusura ottima di Cancelo.
Xavi Simons ancora, Tchouaméni, Højlund si è allargato, serve Sancho in area, Jadon Sancho, palla sul destro, Tubolu c'è, la teniamo dentro con Carboni, Doku, bravo Jeremy Doku che va a cercare Openda, ma il passaggio è uno dei peggiori possibili. Almada, Simons, Højlund, lo scambio con Sancho e pallone che filtra in qualche modo. Bravo Carboni. Dai, per il 3-3. Non chiedo molto, voglio il 3-3. Invece perdo palla, Højlund. Simons. Tchouaméni. Lisandro Martinez. Fata V. Sancho. Simons in area col destro, Tubolu ancora, mio Dio. Bravo Gigio. Gigio Openda, Gigio Openda, ancora lui, sempre lui, inseguito da Christensen. A spazio Gigio Openda, in area Gigio Openda. Prova a calciare, chiuso dal danese. Che incubo cromatico che è stata questa partita. E non solo. Con lo United che trova il quarto. Ripresa di Højlund e ora si fa tosta per il ritorno. Veramente molto tosta. Just a moment of your time. Hans Houtflöte intervistato. Non che mi interessasse sentirlo, ma va bene. Cos'è che ci ha impedito di vincere contro lo United? Bah, una formazione invalicabile, la loro, uno, e due, una pessima scelta cromatica, la mia. Sto giro giocano Llorente e Anthony. E Xavi Simons, adesso la squadra è lo stesso. Insomma, pesce da lenza. Signori, bentornati al Pipoburgring. Già agli ottavi siamo riusciti a ribaltare una sconfitta di un'andata contro la squadra di Manchester. Vediamo se riusciamo anche adesso. Partiamo subito forte. Con... che cazzo di parata ha fatto Rana? Scusate. Dove è andata quella palla? Ma cosa cazzo ha fatto Nana? Ma per piacere, dai. Ah! Bravo Lollo, 1-0 dopo 6 minuti. Quinto gol in Champions League per la punta. Ex Milan e Monza. E abbiamo rischiato di concedere subito un rigore. Simons. Per Højlund, alto.
No, ma allora, il fatto che abbia parato ci sta. Onana è un buon portiere, anzi, un ottimo portiere su FC24. Che coglione. Oh, ma che cazzo, posso girarmi? Bravi. È che è il modo in cui ha parato che lo trovo ridicolo. Buono, buono il pallone per Luvumbo. Imbeccato da Bjørn Maier. Luvumbo col mancino, Onana in angolo. Che strani i portieri che sono. Fanno movimenti parecchio anormali. Prenditi il fallo di mano. Ehi! Che è successo? Hello? Hello? Oh! Arbitro! E si... Oh, grazie! Ma che cazzo... Certo, facciamo passare 6 minuti. Molto gentile. Vai Bjorn, mettimi il cross. Bella merda. No, non volevo darla a lui. Bravo Miretti. Peccato. Ho capito, decidere accuratamente, ma il tempo scorre, eh. Colombo. Ah, peccato. Urca. È buona, arbitro, lasci correre. Bel mancino di Llorente, palla sul fondo. Va bene, accetto il giallo nella speranza che non fosse diffidato il buon Prati. Mamma mia, che schifezza, Franco Carboni. No, vabbè. Gran giocata di Rasmus Højlund. Bravo a Tubolu. Mattia Sule Malvano. Colombo, Carboni. Sule. Bjørn Maier, la chiusura di Cancelo. Xavi Simons. Anthony, Cancelo. Scende bene sulla fascia il terzino portoghese. Llorente, l'appoggio da Carbink. Da Carbink, Pokémon, proprio lui. Llorente, bravi. Dammi l'ultima azione, arbitro. Dammi l'ultima azione, sei un pezzo di merda. Mi hai fatto perdere 25 minuti prima e non mi fai neanche andare almeno con l'ultimo contropiede. Bastardo. Stronzo. Ma io c'ho il cursore in mezzo ai coglioni da tutta la live e nessuno mi dice niente. Io l'ho visto mo. Bravo Loca. Carboni. Scusatemi, Colombo è un po' lentuccio. Ho bisogno della rapidità di Openda. Urca. Bravo, Ruben Dias. Ok, non so cosa sia successo. Non so perché si sia bloccato, ma è successo. Ok.
Qualcuno mi spiega come cazzo faccio a superare sto minchia di United? Oh, c'hanno gli attaccanti che pressano come dei forsennati. Ma tu, ma guardali! Ma che palle! Ah! No, vabbè, che merda, guarda, se fosse entrato mi sarei incazzato di brutto. I miei sono lenti, sono incoglionitimo. Guarda quanto pressing! Vabbè, ovviamente, ovviamente, ma cioè, che cazzo. Ma porco. Come rosso diretto, ma per piacere, dai. Gigio. L'inserimento che non aveva fatto Miretti. Porca puttana, sto cazzo di pressing non lo sopporto. Bravo a Tubolu. Va bene, supplementari, supplementari. Con un uomo in meno, con un Carboni in meno, per un eventuale finale. Dobbiamo reggere questi 30 minuti, segnando magari anche un gol, perché i rigori qua non li vinci mai. Si è fatto male Højlund. Bene. Quanto basta, Federico, quanto basta. Io non so cosa stia succedendo in questa partita comunque. Le animazioni sono tutte rotte. I giocatori sono diventati scemi all'improvviso.
E non sanno fare neanche un cambio di gioco decente. 96 di overall che non sono... 95, pardon. Su lei è un 95. E non sanno fare cambi di gioco decenti. E comunque Sule e Luvumbo hanno ritorna in difesa. Perché non sono in difesa? Perché sono sulla tre quarti a guardare? Bravo Loca. Ci hai provato. Matteo Prati. Gran scatto del numero 16. Palla rimorchio! Che parata del cazzo è questa di Onana? Me lo spiegate? Cioè, tecnicamente, EA, come puoi pensare che io guardando questa cosa dica... Beh, ci sta. Perché? Oh, me la prende. È bravo lui. Cioè, che gli devo dire? Bravo lui. Appunto, ma dovrei pensarlo. È proprio quello il discorso. Dovrei pensarlo. Fuori gioco. Mano. Certo. Cioè azzecco anche l'angolo. Io più di così che cosa cazzo devo fare? Azzecco anche l'angolo. Un portiere si è buttato all'indietro. Secondo anno, Secondo anno di fila. Togliendo quello di mezzo che è servito per riconquistarci la Champions, in cui la partita finisce così. Con una bullshitata enorme e palese ai supplementari. Io mi sono rotto il cazzo. Sta carriera per me finisce qui, ma... perché non ha più nulla da dire. Guardate che squadra che ho. Ci sta che io perda, Mi sento bullshitato, assolutamente sì. Ma non per qualche strana ragione. È che è andata così. Però... oh, cazzi miei, le ho giocate io entrambe le partite. La prima ho fatto una fatica bestia, soprattutto. Non penso sia colpa dello script palese, nel senso che... chiariamoci. Io non parlo di script nel senso di oh no, avrei strameritato questa partita, non dovrei perdere contro lo United. Ci sta a perdere.
mi sta più che bene. Mi sta al cazzo il modo in cui accade questa cosa. Portieri avversari che fanno interventi che non stanno né in cielo né in terra, i tuoi giocatori che smettono di funzionare. Quello che mi fa imbestialire di questo FC 24 non è il perdere, è il come avvengono le cose. Perché se lo United facesse gol creando delle belle azioni senza rimpalli e senza che i miei giocatori smettano di giocare, e stessa cosa al contrario per me, vincendo rimpalli, facendo i soliti 4 gol in croce e avendo culo, perché ho il momento in cui i giocatori avversari non girano, a me andrebbe bene. Cioè, se l'azione dello United al posto di rimpallo, 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 filtrante con i miei difensori che vanno da tutt'altra parte, gol, fosse un po' di azione manovrata, lancio sulla fascia, giocatore che rientra con l'altro che si sovrappone, cross basso teso in mezzo, la mette dentro, vedi un po' di movimento tra i giocatori, ti direi anche, ma sì, ci sta, gol della merda, ma è fatto bene. Io qua vedo una serie di pedine ferme, se ne muove una alla volta. E i portieri che fanno cose assurde, io non lo so. Sono un po' stufino. E quest'anno... Oddio, lo United ha giocato da Dio. Pressava. Se fare pressing e giocare bene, siamo a posto. Io quest'anno lo sto notando molto di più rispetto agli anni scorsi. Gli anni scorsi, almeno, ma se andate a guardare anche le vecchie carriere, cioè i gol che segnavo erano un po' variegati, quest'anno sono tutti uguali. Non c'è costruzione, non c'è nulla, è letteralmente un gioco vuoto dove tu hai tre modi per fare gol. Io la finirei ufficialmente col bad ending. Non ho voglia di continuare questa carriera, sarò sincero. Avrei voglia di iniziare qualcosa di nuovo. Grazie Nicolò per i due eroi, un bacione. Ripeto, non è script perché lo United ha avuto un'azione palesemente... Io quello che sto cercando di dirvi è che il motivo per cui rosico, boh, e per cui questo gioco mi dà fastidio, non è il fatto che lo United abbia vinto, non è neanche il fatto che ci sia stata un'azione palesemente a favore con 20 rimpalli, è proprio il fatto che ogni singola volta, ogni singola azione, anche quella in cui nessuno segna, merda, cioè, oh, ci sono dei momenti in cui dico, figa, deve andare così e va così, non dovrebbe succedere, comunque. Tutto qui. Col suo tiro l'è andata bene. Col suo tiro l'è andata bene. Ma anche perché non mi sono beccato grossi squadroni, in Champions, siamo sinceri. Mi è andata di culo qui, lì. Vabbè. Anche le parate che fanno... Adesso, questo qua deve essere nuovo. I portieri oggi erano completamente fulminati. So se avete visto i movimenti che facevano per parare la palla. A Tubolu sul rigore si è tuffato all'indietro. Cioè, quando la palla è entrata, a Tubolu aveva le mani dentro la porta. Vuoi? Vero, io calcolo solo i loro, ma perché solo i loro arrivano sempre così. Oh, quante volte mi avete sentito dire, cazzo, ci potevo far niente in sta carriera. 3 volte a live? E il resto c'è sempre una cosa che mi fa dire merda che schifo. E se succede anche da me, è merda che schifo lo stesso, non deve succedere da una parte né dall'altra. È quello il mio discorso, no? Se anche io faccio gol così, non va bene, non deve succedere. Ah, vabbè. Comunque sì, al di là di questo, regà, mi sa che la prossima volta che mi vedrete su FC24 sarà per una nuova carriera. Perché non ho più motivo di portare questa, regà. Cioè, che cazzo costruisci? Nel senso, non sei ancora una squadrettina che dice ha bisogno di prendere quel giocatore lì, come abbiamo fatto con il Pepegam Rovers, per dire, che c'è stata una costruzione più graduale. Qua ci sia anche Kick of Glitch, Glitch è osceno, assolutamente. Io lo uso per tenermi in partita, ma lo ammetto che lo uso,
Anche perché così segni. Cioè, non ti danno fastidio sul momento in impagli a favore, ti danno fastidio se guardi il grande schema delle cose, perché dici, non è possibile che cerco di costruire una trama di gioco, o sono liberissimo per piazzare un bel cross in mezzo, o un attaccante come Colombo, che di testa dovrebbe saperci fare, metto il cross, non c'è nessuno. O vengo anticipato sempre. Comunque, signori, ripeto, questa carriera non ha più niente da dire a nessuno. Lo squadrone c'è, ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta. Amen. La prossima voglio che sia una carriera un attimino più sfida, più challenge, dove andremo per l'appunto a poter utilizzare soltanto giocatori di nazionali nella parte bassa del ranking FIFA, e saremo costretti a prenderli, nel senso che non andrò a prenderli soltanto se più forti dei miei. Piuttosto devo cedere uno dei miei per prenderlo in squadra, ok? Giusto per dare anche un minimo di similrealismo della Serie A. Il giocatore è forte, va via. Ne prendo un altro, un rincalzo per sostituirlo. A maggior ragione perché non lo farò in uno dei top 10 campionati europei. È sotto. UEFA Coefficient Ranking. Eccolo qua. Vi dico che no. Non è nella top 10. È nella top 20, non è nella top 10. Dicendo così, ho escluso il campionato irlandese e il campionato rumeno e quello svedese. È in uno degli altri. Signori, fate i bravi. Buona serata. Che rosicata incredibile, mamma mia che fastidio.